pazzi, ragazzi, siamo pieni dappertutto, non so più dove infilarli. Non so più dove infilarli, ragazzi. Io spero che voi nelle vostre case, tra un flash mob e l'altro casalingo sul balcone, stiate bene. Vi do qualche informazione che non so se vi è stata data, se vi è stata riportata, se... perché poi l'Italia, il bello dell'Italia è questo, è che vengono fatti dei decreti, vengono fatte delle leggi, vengono dette cose, ma fanno sempre in modo che meno gente possibile le guardi. Ormai sembrerebbe che la mossa Kansas City, la famosa Kansas City Shuffle, sia proprio all'ordine del giorno. Ciao Emiliano, sia all'ordine del giorno per la base della politica italiana, che cerca sempre di farvi vedere una partita mentre sta facendo qualcosa di importante, mentre ve lo sta sbattendo nel culo, vi fa guardare il panorama. È proprio come un grandissimo trans l'Italia, che mentre ha deciso di trombarvi a sangue vi fa vedere il panorama, vi porta al cinema. Guarda lì che io intanto dietro ti sdraio. Ed è questo di quello di cui parleremo tra poco, ma parleremo soprattutto anche della mia situazione qua in Giappone. Ci sono stati dei risvolti che magari non piaceranno al nostro carissimo Brunello di Montalcino, no? Il nostro caro amichetto, no? Che mi odia tanto e non gli piace che io stia qui e che purtroppo si attacca al cazzo, perché io sempre qua sto, il buono Bruni. Allora, Chris, ben trovato direi che non è proprio la parola giusta. Direi che ben trovato oggi è una parola che poco ci si addice. Intanto qui alle mie spalle il muro del pianto, dove io mi segno sempre quello che compro e cerco di ricordarmelo tramite scontrini e cazzi vari che dovrei ripulire. Sto aspettando, vi connettiate ragazzi, perché ho veramente tante informazioni. Una tra queste è il fatto che io sto bloccato in Giappone, è ufficiale, sarei dovuto tornare domani, ma domani non tornerò. Dovrei tornare venerdì, ma probabilmente venerdì non tornerò. Sto cercando di smuovere mari e monti, ragazzi, ma per la nostra cara amica Brunina, dovrò rimanere qui e ci sarà sempre più probabilità di incontrarmi. Il suo grande terrore, perché sembrerebbe proprio sparire quando arrivo io, non si fa vedere in giro, non gira nei posti dove sa di potermi incontrare. Beh, c'ha pure pienamente ragione, perché sicuramente gli offrirei un lungo caffè dove gli spiegherei come funziona bene la vita. Bene, glielo spiegherei veramente bene. Ma non è di questo, ragazzi, che voglio parlare. Come stavo dicendo, sto bloccato in Giappone. Ciao bello, ciao Luigi. Quindi, bella, un abbraccio a te, Gio. Quindi, sto bloccato in Giappone. Perché? Perché, come sapete, sono stati chiusi i voli. Mi sono stati chiusi i biglietti che avevo fatto. Bella Chris, spero tu stia bene, vada bene la situazione in Giappone. Andrea, adesso parleremo anche di questo. Bloccato, porca puttana. Quindi che succede? Sto bloccato qui, ovviamente è una spesa inaspettata, poi pensando al fatto che sono partito anche già un po' acciaccato dal furto che mi era stato fatto a casa, ma questo ovviamente sarà per quelli che me la stanno tirando, ma io ve la ritiro indietro, maledetti bastardi, piateva la scarogna. Però insomma, come sapete, l'invidia e la negatività della gente arriva sempre, e in questo momento mi sta arrivando giù a valanga, quindi sono partito col furto alle spalle. Ciao caro grande Shepard, ciao bello. Sono partito con questo bel furto alle spalle, sono arrivato qua in Giappone con diversi problemi legati a diversi fattori, tra cui anche una persona che è stata qui con me che mi ha reso particolarmente la vita difficile. Ringrazio invece i due ragazzi che sono stati qua con me, Valerio Gullo e il grandissimo Loris da Cunto, che senza di lui penso che la metà dei pacchi che abbiamo spedito non sarebbero partiti, perché è una macchina da guerra, dall'alto tira dei pugni formidabili, ragazzi. Che oggi si diceva che il governo sta organizzando con Alitalia per rimpatriare. Ecco, parliamo anche di questo, ragazzi, delle notizie che ricevete in Italia. Matteo, ne dobbiamo parlare, perché come all'epoca sembra che a me mi aspetta il Giappone. Io stavo qui in Giappone a vivere quando c'è stato l'11 di marzo, se non sbaglio, nel 2011, il terremoto di Fukushima. Tutti mi scrivevano: guarda che hanno l'Alitalia ha messo a disposizione tot aerei per rimpatriare le persone. Non è vero un cazzo, ragazzi.
non è vero un cazzo. Adesso io vi leggerò una serie di cose che il governo vi ha detto. Sud America, vabbè. Luis, vabbè, quello ci poteva pure stare, perché tu dall'Italia volevi uscire, ma io vorrei tornare a casa per lottare a fianco a voi. Quindi che succede? Dopo adesso vi leggerò una serie di cose, ragazzi, e spero che rimaniate connessi per ascoltare, una serie di cose importantissime che il governo italiano vi ha detto e che non sono vere, o che sono parzialmente vere, ma in realtà sono solo delle mosse Kansas City che servono per farvi spostare l'attenzione di una cosa da una cosa molto più importante che il governo sta facendo alle vostre spalle, cioè quella di tirare fuori una nerchia tanta e preparare a sdraiarvi il deretano. Ma adesso ne parliamo. Insomma, ragazzi, io sto bloccato qua in Giappone, finiamo il punto del Giappone, parliamone. Il Giappone, ragazzi, è il paese che io stesso ho non osannato, ma comunque sia ne ho parlato bene, perché quando sono arrivato qui in Giappone devo dire che la situazione era molto calma, i posti erano molto meno affollati, tant'è che spesso ho detto ai ragazzi che stavano con me, e ne sono testimoni, madonna quanto è strana questa situazione, sembra surreale, perché di solito il Giappone è sempre molto pieno di gente e per strada si vedeva molto meno gente, con tutto che non avessero assolutamente un coprifuoco, con tutto che non avessero assolutamente degli obblighi, loro comunque sceglievano di stare in casa. Stessa cosa molto importante accadeva nei negozi, nella metro, insomma nelle attività dove io ho comunque elogiato il fatto, e adesso sto spiegando, Luca, il fatto che ci fossero le mascherine dappertutto, ci fossero i dosatori per spruzzarsi le mani. Bene, ragazzi, nell'arco di 10-12 giorni tutto questo è scomparso. Poi dopo posterò una foto della situazione della metro di oggi, che è tornata esattamente com'era. Cioè, già era incivile all'epoca che non c'era un virus, dove ci sono fuori le persone che spingono. Loro, sai che fanno? Arrivano di corsa, si buttano di schiena e spingono la gente. Le stesse persone devono salire sulla metro, le spingono dentro per farsi di trovare un posticino, facendo male pure a chi hanno dietro, non gliene frega un cazzo. Come se in Giappone non ci fosse la metro, ne passa una ogni 3 minuti e sono tra le metro più precise al mondo, eppure se loro vedono la metro la devono prendere. E la situazione da adesso è questa, che le mascherine non se ne trovano più. La gente sulla metro si accalca, oggi sono dovuto andare a Shibuya, ciao Mirko, sono dovuto andare a Mario, scusa, sono dovuto andare a Shibuya per riprendere il gioco che ieri avevano dimenticato di mettermi nella custodia, ed è di nuovo folla. Bagno di folla, incrocio enorme dove ti strusci con la gente, metro dove stai, ecco, a questa distanza proprio con le persone sulla metro, accalcati. Dopo vi giuro posterò la foto per dimostrarvi che quello che dico è vero. Situazioni disumane. Vi dico questo perché tu direi, vabbè, paese che vai, usanze che trovi, se loro hanno deciso di affrontare l'emergenza coronavirus in questo modo, liberi di farlo. Sì, liberi di farlo se io potessi tornare in Italia, ma non posso perché sono prigioniero qui. Oltre il fa, e la cosa bella, ragazzi, la cosa bella, lo sto spiegando, ragazzi, ascoltatelo, non mi chiedete, ogni persona che entra non mi deve chiedere che succede, perché se ho cominciato la live da 10 minuti non posso fare il riassunto. Quindi che succede? Sono bloccato in Giappone. La cosa bella del Giappone è che se loro hanno deciso di viverla così, per carità, liberissimi, e ovviamente se si ammalano c'è la sanità privata e si faranno curare, ovviamente, se hanno la loro bella assicurazione. La mia situazione è diversa, perché la mia situazione è una situazione di assicurazione estera che è scaduta, perché ovviamente sono terminati i giorni per cui io mi ero assicurato. Io devo tornare in Italia, sarei dovuto tornare domenica, poi domenica hanno cancellato il volo, sarei dovuto tornare lunedì ho rimpatriato i ragazzi perché il volo era quello che era, ed oggi il mio volo è stato chiuso, è stato cancellato. Che cosa comporta questo? Smenti quel che avevi detto precedentemente. No Riccardo, no, assolutamente. Io quando sono arrivato ho trovato una situazione fantastica, c'era meno gente in strada, c'erano i dosatori, ci sono ancora all'interno dei locali, quando entri tu spingi, ti lavi le mani, quindi succede che all'interno quello che tocchi non è infetto, c'è un segno di civiltà, c'è, non sto smentendo nulla. Il problema è che poi ad oggi, ragazzi, il problema è questo, che da che mondo è mondo? Il mondo in generale funziona così: l'uomo ha paura della morte quando se la sente col fiato sul collo, no? Sentono che hanno la morte sul fiato sul collo e allora ci mettono paura e si ritraggono come i vermi. Che succede però se la morte non gli sta troppo col fiato sul collo, se si abitano a questo fiato ma senza arrivare a morire,
L'essere umano poi la sottovaluta, sottovaluta la morte. È la stessa cosa che succede in Italia, succede in tutte le parti del mondo, succede anche qui in Giappone. Quindi che cosa succede? Che il Giappone, dopo la prima paura che si è preso, adesso comincia a ritornare a vivere. Ma nessuno gli ha detto, oh, ragazzi, tranquilli, pericolo passato. No, loro hanno visto che non stanno morendo e hanno ripreso le loro attività. Ciò non toglie che tutti indossano le mascherine in maniera super civile, come avremmo dovuto fare noi in Italia e non abbiamo fatto, ed è per questo che siete prigionieri nelle vostre case. Ciò non toglie che all'entrata dei negozi ci sono i dosatori dove spruzzi, ti lavi le mani. Quindi non sta smentendo che il Giappone sia un paese assolutamente più civilizzato di noi. Sto solamente dicendo che, proprio come tutti gli esseri umani, passata la prima paura, si stanno un po' lasciando andare. E a me, per carità, loro sono padroni di fare tutto quello che vogliono, ma ovviamente, essendo io ora prigioniero qua e non avendo più un'assicurazione sanitaria che, qualora io mi ammali, mi tuteli e mi porti in ospedale a farmi curare, cosa che è impossibile, perché qui fare una lastra, solo una lastra, costa circa 300-400 euro, allora un pochino mi rode. Ciò non toglie che il Giappone è sicuramente, ed è, ha sicuramente reagito al coronavirus meglio di noi, tant'è che oggi sono ancora liberi in strada. Ciò non toglie che, se adesso però sottovalutano questa cosa, potrebbero fare la stessa nostra fine. Chiuso questa parentesi, chiuso questo discorso della loro inciviltà sulla metro, dove stanno faccia a faccia, dove si spingono con il culo per cercare di entrare, quando invece, se aspettassero la metro dopo, comunque sarebbe libera e basterebbero 3 minuti. Al di là di questa inciviltà, io mi trovo prigioniero qua. E oltre al fatto che sto pagando un hotel, e di certo il Giappone non è famoso per avere hotel economici, quindi sto pagando 2 stanze, perché una è in magazzino. Prima che sono tutti quegli adesivi sulla parete, sono i prezzi delle cose che ho acquistato. Sono dei miei promemoria per quando vendo le cosine, così vedo, allora questo l'ho pagato 4,80, allora posso farlo 5 euro, questo l'ho pagato 1,480 e allora posso farlo intorno ai 18 euro, fatemi guadagnarmelo 5 euro su 15 euro di investimento. Allora ragazzi, adesso parliamo della cosa più importante, perché insomma, oltre a me che sto qui in Giappone a spendere soldi su soldi dopo il furto, i 20.000 euro persi del furto che mi hanno fatto in casa, il rodimento di culo di essere prigioniero contro il proprio volere in un paese, per quanto bello, ma la prigionia non è mai bella, adesso parliamo, ciao Simona, ciao bella, adesso parliamo della cosa più importante, perché vedete ragazzi, a me, come penso avrete capito nel tempo, sì, è vero che mi interessa della mia vita, ma quello che più mi interessa è della mia famiglia, e la mia famiglia siete voi. Quindi io, dal mio bel Giappone, per quanto sia prigioniero qua, raccolgo informazioni per voi. Vi chiedo la cortesia solo, ragazzi, di non continuarmi a fare sempre le stesse domande in privato, ma come tu facevi a sapere questa cosa che sarebbe successa, come mai tu 3 mesi fa hai parlato di quello che sarebbe successo e stiamo vivendo oggi. Non sono rimasto lì, Rosario, mi hanno chiuso il volo, sono obbligato a stare qui per ora. Come mai facevi a sapere che questa cosa il governo avrebbe fatta, poi l'ha fatta quando nessuno la sapeva? Non me lo chiedete, io vi do informazioni, voi le prendete, sì, se ci volete credere ci credete, se non ci volete credere non ci credete, fate come vi pare. Ma quello che vi sto portando oggi è una cosa successa ieri in Italia, anche se credo che molti di voi non la sanno. Non mi è stato dato di saperlo, Luca Giusti, non mi hanno detto quanto, ciao tesoro, ciao Simoncina, non mi hanno detto quanto devo essere bloccato qua, possono essere 3 giorni, 4 giorni, come possono essere 2 settimane, 3 settimane, come possono essere 1 mese, 2 mesi, non lo so. Fatto sta che superati 3 mesi diventa un clandestino in questo paese e non c'ho proprio voglia di fare anche il fuori legge. Quindi, allora, in Italia ieri è stata fatta una cosa importantissima. L'ambasciata non risponde per ora, devo richiamare domani, Manuel. In Italia è stata fatta una cosa importantissima, che tutti quelli che la sanno, perché molti di voi sicuramente, grazie a Stefanino, molti di voi non la sapranno, è stato fatto un decreto importantissimo con il buon Conte e con, in associazione, l'Ufficio delle Entrate, detto anche Equitalia. E ascoltate bene ragazzi, perché riguarda tutti voi, sia i lavoratori
a posto fisso che dicono a me che cazzo mi frega, tanto sto in ferie in Italia, cosa sbagliata perché vi hanno messo in cassa integrazione. La cassa integrazione, ragazzi, prevede il 70% dello stipendio e comunque non per sempre. Ma andiamo per ordine, ragazzi, perché questo decreto inizia con una cosa fantastica, cioè con l'unica notizia che probabilmente saprete tutti, me lo auguro per voi, perché insomma è l'unica notizia buona che dà questo decreto, cioè il buon Conte che cosa ha detto? Ha detto, allora ragazzi, a chi mi presenta le carte e alle carte in regola, si chiama previsione dati, erano leggibili da tempo, Mario Brillarelli, certo, sì, adesso ne parliamo, parliamo di tutto. Allora, che succede? Che il buon Conte dà sti 600 euro a tutti, l'unica notizia che dà, perché poi tutte le notizie del decreto lui non ve lo fa vedere. Noi siamo l'unico paese che vengono fatti decreti che dovrebbero essere messi pubblici sui giornali, ma essendo giornali di regime, perché noi in un regime siamo, non vengono pubblicate le notizie. Quindi che succede? Abbiamo il salvataggio dell'Alitalia da una parte, dove viene dato 600 milioni di euro all'Alitalia, e voi direte, noi che siamo dei comuni mortali diremo minchia, l'Alitalia 600 milioni sono tanti per un'azienda come l'Alitalia, 600 milioni sono bruscolini e ve lo posso garantire, tant'è che vi voglio fare il paragone che l'America ha fatto con la stessa compagnia di bandiera e gli ha sovvenzionato 50 miliardi per salvare la compagnia di bandiera, ok? Quindi ci abbiamo da un lato l'Alitalia che cerca di essere salvata dal governo con 600 milioni, governo che siamo noi ragazzi, adesso vi spiegherò pure come prenderanno questi soldi, eh? Una cosa per volta. Dall'altro abbiamo l'America, sono tanti, ci compri due aerei forse, esatto, esatto Francesco. Dall'altro ci abbiamo l'America che sovvenziona le proprie compagnie di bandiera con 50 miliardi. 50 miliardi, ragazzi, sono quasi il 100.000 volte quello che abbiamo, no, 500.000 volte quello che abbiamo dato noi. Ma andiamo per ordine, ok? I conti fatti, nessuno, vabbè, ma adesso vi spiego bene. Allora, che cosa fa Conte? Vi dice, ragazzi, tranquilli che io vi ho chiuso in casa, ma vi do, se voi ne avete le carte in regola, cioè ne avete diritto, io vi garantisco, ma non ve l'ha detto se voi ne avete diritto, lui è andato e ha detto in televisione a farsi bello dicendovi, tranquilli ragazzi, ok? Io vi darò 600 euro al mese a tutti quelli che ho lasciato in casa. E tutta la gente lì, vedi Conte grande, che io ragazzi c'ho sul cazzo quelle quattro puttane di merda che fanno i video con Conte che parla e sotto la musichetta coi cuoricini. Oh ragazzi, voi siete veramente dei schiavi e vi meritate di essere schiavi. Ci sono un gruppo di donne che fanno i video d'amore per Conte. Oh, ma che cazzo di paese siamo? Ma ve volete svegliare sgualdrine di merda? Ma adesso andiamo per ordine. Andiamo per ordine. Ne parliamo. Allora, 600 euro e qui si parte. Si parte con la... perché non è finito, il decreto è più lungo, ma voi ne sapete solo una parte, eh? Non è proprio così, Chris. Oh, ho detto ancora a caso, Scarponi. Dimmi che cos'è che ho detto di sbagliato. Ancora non ho detto un cazzo. Dimmi che cos'è che ho detto di sbagliato. Ho detto, non è proprio così, Chris. Io ancora non ho detto niente, quindi... Allora, Conte che fa? Ti dice che ti dà sti 600 euro al mese. Tu chiami il tuo bel commercialista, perché ovviamente devi compilare una serie di foglie e scartoffie, te ne accorgi solo dopo, però non ha detto dei 750 a chi percepisce solo il reddito di cittadinanza. Comunque andiamo per ordine Valerio, perché c'è proprio bello, spero che quattro persone non rappresentino il mondo, il giro del popolo italiano, speriamo, il problema è che la stupidità, e se la mamma dei stupidi è sempre incinta, tesoro. Allora andiamo per ordine. Che fa? Vi sostanzi, vi dice, ti do 600 euro al mese, voi chiamate il vostro commercialista o il vostro amico di fiducia o chi cazzo vi pare a voi, andate a scaricarvi il modulo. Il discorso di 100 euro è per i professionisti e ne sto parlando, a scappo e fammi finì, ok? Li chiamate e arriviamo subito. Allora, quelli a partire, che cazzo, ma è normale, dammi un attimo, Scarpone, non mi spoilerà le cose.
Quindi che succede? Il povero disoccupato che percepisce il reddito di cittadinanza e già rimane fregato perché lì non c'è, non ci rientra. E il povero cittadino in nero che lavorava in nero e dicevo vabbè, a me questi mi hanno lasciato in casa, io lavoravo a nero, ma mo chi mi dà i soldi? No, tu non li prendi. Quindi questi 600 euro sono dati solo alle partite, ma non li prende nessuno quasi, esatto. Li danno alle partite IVA. Già sarebbe qualcosa, perché il povero tassinaro obbligato a rimanere in casa, il poveraccio che cazzo fa quello delle... deve rimanere a casa, no, non sta zitto, sto scherzando, scarpò, stavo scherzando, deve rimanere a casa. Quindi quella gente là, io che ho un locale, a Roma lo sapete, ho un locale, il Tom Club, deve stare chiuso, quindi devo stare a casa. Quindi che cosa fai? Chiami il commercialista, ciao commercialista, senti, guarda, che dobbiamo fare per averci queste 600 euro? Premesso che io pago, continuo a pagare 1000 euro d'affitto e 650 euro di prestito e 300 euro di corrente fisse e 100 euro di telefono fisse e gas. In tutto io spendo 2500 euro fisse senza aprire la seranda, senza tirare sulla seranda. Io, commerciante, spendo 2500 euro fisse. Ok? E Conte mi dice, tu te do 600 euro, fatele bastare. Allora, per carità, sui soldi non ci si sputa mai sopra, mai, mai, a parte che sono soldi nostri e a parte che ce li dovete, quindi non ci state regalando un cazzo, sono soldi nostri. E sinceramente io speravo che dopo tutti i soldi che mi avete rubato, perché di soldi rubati ce ne avete rubati tanti, ci avreste dato un po' di più. Ma allora famo così, a cavaldonato non si guarda in bocca, perfetto. Allora, commercialista, voglio subito sti soldi, meglio sotto dei 1.900 che dei 2.500, siamo tutti d'accordo. Poi a crisi finita ne riparliamo, quando mi chiederete delle prossime tasse, però per adesso stamoci. Pronto commercialista, che devo fare? Se ha voglia a te, mica te danno mo. Allora, intanto dobbiamo presentare il reddito di tutto l'anno passato, di quello che hai fatto, di quello che... Ma tu da quant'è che sei aperto? Da meno di un anno. Sì. E mica te danno così. Devi dimostrare che... Raga, fatto sta che io con un locale, ancora ad oggi, non l'ho presa. E devo mettere l'avvocato per prenderla. Ma poi vi rendete conto? Devo pagare 500 euro d'avvocato per farmi fare una lettera che mi fa i soldi? Perché secondo lo Stato ci sono delle clausole, andatevele a leggere perché lo trovate nel decreto che vi consiglio di andarvi a vedere perché parla di tutti noi. Ci sono delle clausole che un libero professionista non può avere. Non può avere. Né soprattutto di questo problema ne risentono le piccole imprese, che adesso andiamo a parlare. Perché? Allora, 600 euro e non te le danno, perché devi rientrare in alcune circostanze stellari. Il Marte deve essere allineato con Giove, che deve essere parallelo alla Terra, mentre Saturno, i suoi due satelliti che stanno girando, sfiorano il meteorite che rimbalza. Ecco, questa è la situazione che vi servirebbe per avere quei 600 euro. Ma tolto anche questo, anche per gli affitti dei locali commerciali ci sia un credito d'imposta del 60%, per mese di marzo, sì, e poi comunque tu lo paghi. Resta comunque il fatto, ragazzi, che io ho chiamato la Findomestic che mi toglie 650 euro al mese e mi ha detto a noi non ci è arrivato nessun comunicato, noi finché non ci viene comunicato qualcosa noi i soldi ve li prendiamo. E allora non gli è stato comunicato niente. Poi ho chiamato quello dell'affitto e lui ha detto oh, senti, a bello non ci provà. Io tutti i mesi, a me mi prendono le tasse per quello che tu hai in affitto perché sei in regola, e a me l'affitto me lo devi dare. Finché non mi tolgono quelle tasse, finché qualcuno non mi fa rientrare i soldi che tu non mi vuoi dare, ok? A me l'affitto me lo paghi e io te lo prendo. E là, arriviamo da capo a 12. E 600 euro non me le danno perché non rientro nell'allineamento dei pianeti di Giove e Marte, quindi non te danno i soldi. E ci troviamo allora da capo a 12, cioè che noi lo prendiamo al culo e che loro se ne sono lavati le mani. Perché ha fatto questo Conte? Intanto per bloccarvi, perché che c'è? Va rinchiuso dentro casa
E il periodo dei flash mob sui balconi che stanno già a passare, perché voi italiani vi stufate presto, e meno male, perché era una cazzata. Quindi che succede? Va chiuso a casa. Ma date le flash mob, così eravate tutti contenti, che pensavate che vostra figlia potesse far successo, perché arrivavate, la rimettavate su Facebook, passava la grande donna che cantava sul balcone, e quindi poi un giorno avrebbe, no, e a fissa è passata. Qua la fregna già va, siete torta. I TikTok dove fate videochiamate, siamo sempre liberi, non ci priverete della nostra libertà, è passata. Tutte ste stronzate le sono passate. Quindi lui che ha detto... Famogli vedere che gli diamo 600 euro, impegniamoli alla ricerca di queste 600 euro che non avranno. A settimana dopo ci pensiamo. Nel frattempo però, ragazzi, nel decreto dove sono previste le vostre 600 euro, sono previste anche altre cose. E perché vi ho detto che l'ha fatta Conte insieme all'Equitalia, all'ufficio delle entrate? Perché poi Equitalia, che è successo? Quando è arrivata la sinistra si è data un tono e l'ha richiamata ufficio delle entrate. Ma andiamo per ordine, ok? Che cosa succede? Che vi dice: fermi, tranquilli, state sereni. Noi ragazzi dovete pagare le tasse, perché ragazzi, due giorni fa in Italia i liberi professionisti pagano le tasse. Hai un negozio, hai una partita IVA, paghi 390 euro solo perché c'hai la partita IVA. Poi il commercialista ti fa i conti e deve pagare la tua IVA, ok? Sì, sono 600 euro una tantum, non sono al mese, hai ragione. Quindi che succede? Che tu, due giorni fa proprio, durante questa crisi, gli italiani hanno dovuto pagare le tasse. Quindi 390 euro di imposta solo perché hai una partita IVA, e in più l'IVA su quello che hai guadagnato. Quindi che succede? Loro ti stanno togliendo i soldi adesso dei tre mesi prima buoni che avevi guadagnato, cioè i soldi che tu avevi messo da parte italiano con la tua attività, li vogliamo noi. Perché ce devi pagare l'IVA? Ci stanno cazzi, ce la devi pagare. Ma io come faccio a pagartela con quei soldi? Invece devo pagare affitto di casa? Non sono chiuso, non posso più. Cioè non mi state a far lavorare, ma come lo pago l'affitto? So cazzi tuoi. Allora senti, sai che famo? Equitalia dice? No? Andiamo là. Oh, ci hai avuto un'idea, italiano? Senti che ideona che ci hai avuto, eh? Sei pronto, italiano? Te la dico io. Ti proroghiamo, non ci devi pagare subito, italiano. Italiano, non ci devi pagare subito, eh? Pensavi che eravamo cattivi, italiano? Noi, di Equitalia, esattori delle tasse. Ma scherzi, noi abbiamo a cuore il tuo futuro, italiano. Ti posticipiamo la pagata. Non ci devi pagare oggi, italiano. Sei pronto? Hai 4 giorni per pagarci, italiano. Sei felice, italiano? Eh? Sarà perché italiano fa rima con ano e noi già sappiamo dove andrà a finire questa cosa? Eh? Italiano, sei pronto? C'hai 4 giorni. Zitto, sa? Dica che non siamo bravi, italiano. Noi di Equitalia ti diamo 4 giorni per pagare le tue tasse, italiano, eh? Bravi, bravi. E qualcuno gli ha detto: oh, guarda, secondo me gli italiani si potrebbero sentire presi per culo. Boh, ta butto lì, Equitalia, vedi se poi fa qualcos'altro. Allora, Equitalia, giustamente, perché non se n'era accorta da solo che 4 giorni erano pochi, ha detto: beh, no, scusa, ci avete ragione. Ok? Ci avete ragione, ci mettiamo una mano sulla coscienza. 4 giorni sono pochi, allora facciamo così: per giusta causa, ma solo per giusta causa, e lì ritorniamo all'allineamento dei pianeti, Marte, Giove, bla bla bla. Se l'italiano mi dimostra la giusta causa, noi di Equitalia, che siamo brave persone, ti diamo di più, italiano. Invece di 4 giorni, vuoi sapere che facciamo? Famo i matti, andiamo falliti. C'hai ben 2 mesi di tempo per pagarci, italiano, eh? T'ho stupito, stavolta non te l'aspettavi. Stavolta, italiano, non te l'aspettavi. Ti pensavi che 4 giorni, se noi siamo gente di cuore, 2 mesi. Fra 2 mesi te, che non hai lavorato un cazzo e che hai messo da parte i soldi per pagare l'affitto di questi mesi che noi ti abbiamo tenuto in casa, tu, senza quei soldi, dovrai pagarci le tasse, italiano. E sai che succede se tu non le pagherai?
Niente di particolare. Noi ti mandiamo una busta, una bustarella, dove ti ricordiamo che tu ci sei debitore e che quei debiti ogni mese ti costano degli interessi. Ma tu tranquillo, puoi anche non pagare italiano, perché ovviamente non hai i soldi, hai dovuto chiudere la tua attività. Non pagare, tranquillo. Noi aspettiamo, anche perché ci conviene. Perché vedi, italiano, se tu oggi non paghi le tasse, noi lo segniamo un angoletto e mettiamo là. Magari te lo ricordiamo fra 6 mesi. Magari te lo ricordiamo fra 1 anno. Il problema è che fra 1 anno, se tu ci dovevi dare 5.000 euro, ce ne dovrai dare 10. Perché sai, è vero che gli interessi non sono così alti, perché ovviamente loro non possono mettere interessi alti, ma ci sono una serie di spese per tutta la povera gente che lavora per noi, Equitalia, che noi dobbiamo pagare. E te la mettiamo sulla cartella esattoriale. Ci sono tante voci sulla cartella esattoriale. Ok? Domenico, ma che stai a dire? Gli evasori fiscali sono le stesse persone che hanno i soldi e il piccolo italiano non può evadere le tasse, non ce la fa, lo beccano prima o poi. Comunque Equitalia, che cosa fa? Dopo che hai aumentato ben bene il tuo debito, ti bussa alla porta, dopo 4-5 anni, e ti dice: italiano, il tuo debito ha superato i 30.000 euro. E forse c'è una legge in Italia che tu non conosci, perché ovviamente essendo una brava persona non ti è mai sorto il dubbio di andare a controllare. Però te la dico io. Vedi italiano, sopra i 30.000 euro noi ti possiamo fare causa, ti possiamo espropriare da quello che hai e se non hai un cazzo possiamo farti arrestare. Questo vuol dire, ragazzi, che se voi oggi, per causa di quello che stiamo passando, accumulerete dei debiti con Equitalia, che adesso ancora non ho finito, c'è la parte più bella di Equitalia, ragazzi, e non riuscirete a pagarli perché saremo strozzati, perché la nostra economia sta a terra, perché sarà difficile la ripresa se non faremo le giuste mosse. Ciao Simona. Beh, voi avrete dei debiti con l'Italia che vi porterà a rischiare il carcere. Se avete comprato casa con i vostri debiti, facendo buffi, no? Ho comprato casa, ho un mutuo sulle spalle, non posso pagarlo perché ho perso il lavoro. Beh, se voi fate dei sacrifici per riuscirvi a pagare solo il mutuo, perché volete togliervi il sangue dalle vene, perché nel vostro futuro vedete i vostri figli dentro quella casa che voi avrete finito di pagare a 70 anni, beh, arriverà Equitalia e ve la toglierà. Ve la toglierà. Anche se l'avete pagata per il 90%, anche se avete 69 anni e 9 mesi e finirete da pagare fra pochi mesi, ve la toglierà. Sarà loro. E non vi ridaranno i soldi che avete pagato, no. Ma vi lasceranno il debito. Perché loro quella casa la venderanno all'asta a dei ricchi che hanno soldi contanti per partecipare a delle aste giudiziarie a cui possono partecipare solo pochi eletti. E la venderanno alla metà della metà per far sì che quei ricchi si arricchiscano ancora di più, comprando a un bassissimo costo la casa che voi avete pagato. E per rivenderla al doppio a delle persone disperate come voi, pronte ad aprire un mutuo e a indebitarsi per altri 40 anni. Ma non è finito qua, ragazzi, perché Equitalia fa di più. Mentre voi ancora vi state chiedendo come prendere quei 600 euro una tantum, e mentre voi state ancora osannando Conte, quelle quattro baldracche gli fanno i video, no, dove Preachers, Betty, fucking Loving, stai, coi cuoricini, che ragazzi, io ti giuro, quando l'ho visto mi sono vergognato di essere un essere umano come loro, baldracche di quarto ordine. Mentre voi state ancora cercando di capire come sopravvivere, te lo dice un avvocato: Daniele, porta
precisa delle cose, no? Io non so, avvocato, se tu c'hai delle cose che puoi precisare, anzi, o meglio, cioè se ci sono delle cose che possono portare dei miglioramenti oppure dei peggioramenti a cui dobbiamo essere messi in guardia, scrivile subito, io le leggo. Daniele da Dario, Daniele, scrivile, le leggo subito, cioè, ma a me piacerebbe essere sbagliarmi, io vi riporto le cose che so io. Poi, se tu sai altro, e ti ripeto, io ho un buonissimo avvocato alle spalle che consulto periodicamente, e bene o male, il fisco non può pignorare la prima casa. No, Andrea, il fisco no, ma ci sono dei vari passaggi che te ci portano, tranquillo. Perché non è il fisco a pignorartela. Il fisco ti mette in condizioni di non avere più una lira. Te la pignora la banca, te la pignora. La banca con cui hai fatto il buffo. Non ti preoccupa, che la banca te la toglie. Sta sereno. Però, ripeto, scrivilo bene quello che vuoi precisare, perché io lo leggo, cioè, ci mancherebbe. Io porto i dati che so io, poi ognuno porta il suo. Anzi, tra l'altro, se sei un avvocato, sicuramente ce ne sarà bisogno, però non so se sei penalista o civilista, però io ti faccio un invito, visto che stai qui ad ascoltare, mettiti a disposizione per i ragazzi del gruppo, per chi ne ha bisogno, in maniera gratuita, perché no? No? Sono cose che si fanno per aiutarsi tra italiani, però scrivi che io leggo volentieri quello che scrivi. Infatti la banca della pignoretta la leva. Cioè, vabbè, comunque, andiamo avanti. Allora, prima casa non pignorabile, a meno che non hai altri beni immobili intestati. No, te la può pignorare la banca, Daniele. La banca sì, non te la pignora il fisco, però il fisco ti mette in condizioni se non avesse più una lira e te la fa pignorare dalla stessa banca con cui hai il debito. E se no, regà, era troppo facile, andavo tutti a comprarsi casa e poi nessuno paga. Tant'è la prima casa, chi me la toglie? C'ho quattro persone in famiglia, in testa una casa a testa, c'ho un patrimonio. No, forse mi sono spiegato male io. È ovvio che te la possono pignorare, te la pignora la banca, ma non ti preoccupare che il sistema... Tra banche e... Sappiamo gli avvocati da che parte stanno. Va bene, no, non tutti, Marco, tranquillo. E il sistema è fatto, no? È fatto perfetto. Il fisco, le banche, stanno tutte dalla stessa parte. Quindi io ho parlato senza specificare per evitare di allungare troppo il discorso, perché devo arrivare alla parte più bella. La parte più bella è questa, ragazzi. Mentre il governo vi fa la mossa a Kansas City, dice guarda che uccello, e intanto ve lo sbatte, ok? Dal 2013 in poi è così. Sì, no, lo so, brillare, però le banche te le possono togliere. Ne so perso, che hai detto? Esatto, sì, no, ma lo so che il fisco non te le può togliere. La banca è ovvio che te la pignora. Ecco, appunto, ok, torniamo al discorso mio. Banche e fisco, no? Vanno a braccetto, quindi ho evitato di dilungarmi, però grazie per la precisazione. Sarà la banca poi a togliervela la casa, non vi preoccupate. Che succede? Mentre vi sta a fare la mossa a Kansas City, però nel decreto che vi invito ad andare a leggere, c'è anche questo. Sto dalla parte... La banca è ovvio. Sto dalla parte dei deboli sempre. Grazie, mi fa piacere, Daniele. Quindi che succede? Mossa Kansas City, nel decreto trovate anche un'altra voce. Proroga dei controlli fiscali più due. Che cosa vuol dire questa frase? Che cosa vuol dire? Vuol dire che siccome il fisco già vi sta venendo molto incontro, no? Già il fisco, no? 4 giorni, 2 mesi. Però il fisco che fa? Già sa che voi non potrete pagare, quindi dice cazzo, dovremmo intensificare i controlli, ci dovremmo mettere sotto a lavorare per togliere i soldi a sta gente, per metterli in mutande e far sì che poi gli espropino tutto quello che hanno. Come potevo fare? A noi ce va di lavorare, ma che davvero, se dovremmo assumere più gente per controllare questi? Cioè, non famo a tempo, regà. Cioè, non famo a tempo. Come cazzo famo? Bene. Conte ha avuto la bellissima idea, quello che voi osannate, di firmare il decreto più due. E qui io butto per terra. Vuol dire che Equitalia... Vi ricordate che prima si diceva, oh,
Mamma mia, sta multa mi è arrivata a 5 anni in giorno. Oh, che bello, non la devo pagare. 5 anni che sono la cifra. 5 anni per venire a bussare a casa e dite mi devi sta multa. Sono tanti, eh. Già si erano presi una bella cifra per controllare. Però che succede? Siccome stanno in difficoltà, poretti, perché mo con sta crisi devono intensificare per sgamarvi a tutti che non pagate, perché chissà quanti di voi non pagheranno, giusto? Siccome già sanno che l'Italia andrà in crisi, già loro si stanno a preoccupare perché diranno cazzo, se stiamo a far fatica e già qualcuno ci scappa, mo con 5 anni che se siamo presi alle spalle loro, e mo come famo? Dobbiamo lavorare di più, e come li controlliamo tutti questi che mo chissà quanta gente non pagherà? Bello, ci ho avuto un'idea. Piamose 2 anni in più, che cazzo ci frega? Tanto Conte firma. Ragazzi, Conte ha firmato un decreto dove dà 2 anni in più a Equitalia per controllarvi le tasse che non avete pagato. Perché sono preoccupati del fatto che voi non paghiate. Quindi, siccome hanno paura che gli possano sfuggire qualche tassa vostra, loro adesso, che è il 2020, si sono presi 2 anni in più. Quindi se voi pensavate, oddio che bello, nel 2015 non avevo pagato una tassa e non me l'hanno chiesta, ma attaccate al cazzo! Perché da 2 anni, da 5 anni, sono passati a 7 anni. 7. Questo vi fa capire la buonissima fede del nostro governo, che vi rinchiude in casa, che non vi tutela, che vi prende per il culo, non vi toglie le tasse, vi dice che ti dà 600 euro. Una tantum, se i pianeti sono allineati, quindi ve li darà in culo, non ve dà 600 euro. Ma obbliga Equitalia, da grande eroe, a darvi 4 giorni di proroga per pagare le vostre tasse. A Mario Brillarelli, vai sul sito del ministero, dove sta sto decreto? Scrivi decreto. Cioè, ma guardate la televisione, raga. Ma vi informate, leggete i giornali, leggete... Ragazzi, non il Corriere, il Sole 24 Ore, raga. Prendete il Sole 24 Ore. Ragazzi, vedi che siamo italiani. Sarebbe loro dovere informarci. Ma visto che loro sono dei banditi, è nostro dovere verso noi stessi cercare di, no, arginarla sti inculata. Perché ragazzi, a noi ci stanno sbragando, eh. Ci stanno sbragando, e questo figlio di buona donna, e non dico parolacce, non voglio esagerare, perché almeno così potete condividere questo cazzo di video e farlo girare in modo che la gente si informi e sia informata. Perché ragazzi, queste cose, siamo 200 persone a sentirle adesso, le dovete condividere, perché il cittadino italiano deve saperle ste cose. E chi magari non gli viene in mente ad andarsi a informare, va svegliato, perché è la nostra unione che fa la forza, eh. Se gli altri sono pigri, è un nostro problema, perché se non combattiamo tutti insieme non risolviamo un cazzo, ragazzi. Se non vogliamo combattere ora che ci stanno distruggendo, non combatteremo mai più, e in futuro non vi lamentate se continueranno ad alzare le tasse, a prendere più soldi, a darvene di meno, sempre meno garanzie, e saremo il terzo mondo del terzo mondo. Non vi lamentate, perché se non ci ribelliamo ora che ci hanno distrutto, ci hanno asfaltato. Ma fammi leggere cosa dice l'avvocato. A me preoccupa inoltre quello che succederà in futuro, e appunto per recuperare sti spiccioli di 25 miliardi in arrivo patrimonio che ci spaccheranno le gambe. Esatto, 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 ragazzi. Se non ci ribelliamo ora, ragazzi, la sapete la mossa qual è? Oltre al fatto che ci stanno arando l'ano in maniera mostruosa, oltre al fatto che si stanno prendendo tutti i nostri soldi, oltre al fatto che si stanno prendendo la nostra libertà, ma ve lo dico cosa possiamo fare. Oltre al fatto che ci stanno prendendo la nostra libertà, loro ci stanno testando. Perché se noi abbassiamo la testa ora, ragazzi, vi prego, condividete sto cazzo di video. Se noi abbassiamo la testa ora, loro sanno già che in futuro potranno farci pagare ancora di più. Perché quello che stiamo vivendo oggi sarà la nostra crisi del futuro. Sarà la nostra crisi economica del futuro. Attenti, regà. Se noi ora non ci ribelliamo da Milano...
in Sicilia, cioè dalla Lombardia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dalla Sardegna, isole comprese, all'isola del Giglio, noi in futuro non si potremo più ribellare, non potremo più far niente, raga. Siamo fottuti, loro ci stanno testando, loro stanno capendo quanto è largo il nostro ano e in quanti ci possono entrare. C'entra tutta l'Europa? Bene, entriamo nell'ano degli italiani. Questo stanno facendo, ragazzi. Cioè, regà, un'altra legge che hanno fatto, fantastica, e qui io vi voglio far capire cosa significa mossa Kansas City. Ragionate con me, regà. Ragionate con me. Allora, un'altra parte di questo decreto dice che le aziende per i prossimi 2 mesi non possono licenziare. Fantastico, bello. Io da dipendente della piccola impresa, non della grande impresa che bene o male è tutelata, perché tanto i soldi dei giri, l'acqua va sempre al mare, si dice a Roma. L'acqua va sempre al mare, o piove sempre sul bagnato, dipende come la volete vedere. E il problema, guardatelo bene sta cosa, regà, guardatela bene, perché il problema non sarà delle grandi imprese, no? Uno dice, oh, vedi tu, ma tutelata, oh. Io lavoro per Baretto qua sotto, che mi ha fatto proprio l'altro ieri il contratto a tempo indeterminato, il bar è chiuso, non può lavorare, non ha entrate, ma io vengo pagato. Se fa fiesta, ragazzi, se fa fiesta, è l'italiano medio, lì cade. Perché non vede oltre, non vede oltre. Un fatto è che tu non mi fai lavorare la Fiat o l'Alitalia e poi gli dai 600 milioni di euro, che comunque non sono tanti. Un fatto è che tu chiudi il bar sotto casa, che non è tabacchi, è solo bar, o il pub, e il pub c'aveva 2 dipendenti assunti. Non lavora, i dipendenti è obbligato a pagarli. La piccola impresa è costretta a chiudere. Che cosa ha fatto così il governo? Va aiutato? Eh no, perché noi siamo piccoli, regà. E il governo non va aiutato. Piccolo lavoratore col contratto a tempo indeterminato, ti pensi che ha fatto il tuo bene? No, perché il governo ha messo a terra l'azienda per cui tu lavori. E se oggi tu non puoi essere licenziato perché c'hai 2 mesi garantiti che non ti possono licenziare, fra 2 mesi l'azienda per cui lavori chiude e tu non lavori più. E l'azienda piccola che sopravviveva in un'Italia già difficile chiuderà. E quell'azienda magari dava da mangiare altre famiglie, oltre a te, piccolo lavoratore. Dava da mangiare alla famiglia della persona che aveva aperto sta piccola azienda e che ci credeva. Ma chiude. Allora andiamo un attimo a leggere cosa ci dice il nostro buon avvocato D'Addario. Vi dico quello che sta succedendo a Taranto, dove abito e lavoro. Arcelor Mittal si accorda con i sindacati per mandare 4.500 operai a casa. Tutti pensano che sia per tutelarli dal coronavirus. In realtà non sta più, richiesta, in realtà non sta più richiesta di acciaio. Ah, non c'è più richiesta di acciaio in Europa, perché tutte le aziende produttrici di macchine saranno ferme da oggi per 3 settimane. 4.500 in casa. In casse integrazioni pagate dallo Stato, in realtà un favore al riccone Mittal. Ragazzi, sì, infatti, come dice lui, sono manovre economiche dei potenti. Questo coronavirus, che parte dall'alto, parte dall'America, che odia la Cina e la combatte, quindi la atterra con una manovra come quella del coronavirus. All'America ci è attaccata l'Europa, che è più piccola e combatte contro di noi in questo momento, perché noi ci siamo alleati economicamente con la Cina e abbiamo preso un potere che in futuro potrebbe portarci in capo all'Europa. Quindi da questa parte c'è la grande America, poi ci sono l'Europa e l'Europa
ha dei poteri in Italia sul nostro governo, soprattutto sul governo di sinistra, che ha sempre fatto il gioco, no, dell'immigrazione, dove prendeva soldi dall'Europa per far entrare gli immigrati in Italia e tenerceli qua invece che mandarli a disturbare la nostra carissima Europa che non sia mai fosse toccata, prendeva i loro soldini, apriva le loro onlus, le faceva ad aprire alla moglie zoccola, che ne so, Conte c'ha una moglie, so fa esempio, non sto dicendo che è successo questo, eh. Conte c'ha una moglie X, di politico X, gli arriva la dritta, guarda, stanno per arrivare 6.000 profughi da là. L'Europa ci dà ben 5 milioni di euro per tenerceli noi come sovvenzione. Apri al volo la Onlus, aprila come aiuti umanitari, facciamo l'accordo con quell'hotel là. Quando arrivano, io questi li devo dare da qua a qualcuno, li darò alla tua Onlus aiuto umanitario, che sono sempre a braccetto con la Chiesa, con i cattolici. Ci intaschiamo questi soldi. Con l'hotel facciamo un bel accordo che si piano la metà e l'altra metà se la mettiamo un saccoccia noi, eh? Ecco, la sinistra ha fatto sempre questo. E sta, e ovviamente la destra che non vuole fare questo, non vuole fare questo, gli va sul cazzo e la combattono. Ok? Ma come che sto a dire? Sto a dire la verità, Brillare. Ma che sto a dire? La verità. E fino a mo' è successo questo. Anna, sai? Te credi che non è così? E indaga bene. Indaga bene. Te pensi, i soldi di immigrati l'Europa non ci dà? Ma te credi perché entrano tutti in Italia? Così. Perché siamo i più belli. Guarda che gli immigrati in Italia non ci vogliono sta. Gli immigrati entrano in Italia per passare in Europa. Gli immigrati vanno andare in Germania. Non vogliono stare in Italia. Perché vedi, Brillare, lo sanno pure gli africani che noi stiamo messi peggio di loro. Arrivano qua, se li prendiamo, e loro hanno un accordo con noi e ci danno i soldi, ok? Poi il politico X dà la dritta alla mogliera o agli amici, gli fa aprire la Onlus di turno a braccetto con la Chiesa, perché ci deve sempre stare la Chiesa di mezzo, assorbono i soldi dall'Europa, fanno prendere gli immigrati a carico della Onlus, che li gestisce all'interno di strutture che, con cui hanno degli accordi economici, intascano i soldi. No, questa è verità di propaganda di estrema destra. Mostra il contrario. Io, regà, io sono italiano, non sono né di destra né di sinistra. A me non me ne frega un cazzo. Comunque, Chris, devo farti i miei complimenti perché sei obiettivo. E meno male. Intanto vedo. Devo uscire dallo studio prima del coprifuoco delle 18. A presto. Ciao, Daniele. Brillare, purtroppo è così. Lo so che alla gente di sinistra... Vedete, ragazzi, io non sono né di destra né di sinistra, ripeto. C'è un grosso problema. È che, come già vi ho detto tempo fa, sull'Italia hanno fatto un grosso lavoro. Dividi et impera. Noi, dal nostro canto, siamo rimasti idealisti, di destra, di sinistra, per quello che vi pare. Poi parliamo pure della destra, perché pure là c'è Salvini che è un coglione, quindi non sto dicendo che dall'altra parte è bene. Ok? Lo so che puoi confermare. Voi queste cose che le vivete, le sapete. Come danno i soldi a Spagna, Grecia, che sono le aree più colpite per il primo ingresso. Certo, li danno a tutti. E infatti questo problema sta dappertutto, Brillare. In tutti i paesi, tu hai dominato altri due paesi che stanno in crisi come noi, Spagna e Grecia. Cioè, ragazzi, Italia, Spagna e Grecia sono il cesso dell'Europa. Ok? Quindi, hai fatto un esempio giustissimo. Il problema, fammi parlare, è che voi vanno convinto che dovete essere da Roma e da Lazio, o del Milan, o dell'Inter, da Juve e del Torino. Questo vi porta a litigare tra di voi. Vi porta a... Hai perfettamente ragione, penso perfettamente come te. Vi porta a fare cosa? A dire, ah, io sono di sinistra e quindi, essendo persona di sinistra, ragiono in questo modo. Io sono persona di destra, quindi come persona di destra ragiono in quest'altro. La realtà, ragazzi, è che ormai la destra e la sinistra non c'è più. C'è un grandissimo magna magna. Ci si affida più che altro alla persona che al partito politico.
Noi oggi, da italiani, dobbiamo risalire, dobbiamo curarci, dobbiamo cercare di tirare sulla testa. E tutto quello che stiamo vivendo ce lo impedisce. Scusate, leggo un attimo quello che dice Brillare. Non mi dispiace, qui non mi trovi d'accordo. Questa è la propaganda del far innervosire ed agitare la gente. Questo è dividi e timpera. No, no, Brillare. No, mi dispiace. Qui io non sto facendo così nessuno, qui sto dicendo a noi italiani che stiamo vivendo una crisi che dobbiamo rialzarci. Non sto dicendo che non fa entrare gli immigrati, però vi sto spiegando il magna magna che c'è dietro agli immigrati. Quindi sì, facciamoli entrare, ma intanto non è, questa live non è per l'immigrazione, non sto parlando di questo, eh. Sì, facciamoli entrare, ma evitiamo la speculazione. Cioè facciamo sì che se ci mandano dei soldi vengano poi investiti nel sistema Italia, visto che non puoi essere di fede, devi vedere dal vivo. Non ho capito che cazzo stai dicendo. Qua non è Roma e Lazio, non ho capito. È realtà, esatto. Facciamoli entrare. Cioè io non sto dicendo di non farli entrare, ragazzi, io... Brillare, tu te sei, no, io sono sempre, non sono di sinistra, lo dico anch'io, sei te che mi stai a dare destra, ma non mi piace questa agitazione sociale. Ma chi cazzo sta agitando, raga? Ma noi non siamo agitati, è quello il problema. Ma che non ti piace? Ma che vuoi stare ancora a casa, Brillare? Ma qual è il problema? Che se l'italiano, a te te preoccupa che se l'italiano si ribella? Ma noi se dobbiamo ribellare, ragazzi, qui c'è solo una situazione. Il decreto che è stato fatto da Conte, che prevede la proroga del tempo di controllo fiscale di 2 anni, quindi passiamo a 7, che non prevede tutele da parte di Equitalia, che ci toglierà i soldi perché 4 giorni non è una tutela, manco 2 mesi, che prevede 600 euro che non vi daranno mai, io credo che sia proprio, no? Dovuto da noi agitarci, cioè noi dobbiamo, no, come? Noi ci dobbiamo agitare. Poi lascia fa che magari... Tu adesso hai preso il mio discorso nella parte sbagliata, perché è lì che vinculano. Eh no, allora non si agita, ma allora come cambiamo, Brillare? Scusa, allora scrivimi qua sotto di seguito cosa faresti tu per migliorare il sistema. Perché vedi, se noi qua non si ribelliamo, cioè se noi qui sottostiamo a questa cosa, noi nella futura crisi che ci sarà, perché sarà inevitabile, noi paghiamo. Cioè, se noi abbassiamo la testa adesso, dove abbiamo veramente tutto il diritto, perché c'è un decreto, andatevelo a leggere, c'è un decreto, andatevelo a leggere, andate a comprare il Sole 24 ore, porco Dio, e leggete quello che sta facendo questo governo. Ecco perché mi ha chiesto prima dove sto questo decreto. Perché tu, che sei simpatizzante probabilmente a questo punto, mi viene da pensare, Conte, che sta al governo, non vuoi credere a quello che ho detto. Vai, compra il Sole 24 ore, vai a scarica il decreto che Conte ha fatto, dove si parla dei 600 euro, ma scaricatelo tutto, dove parla anche di altro, e troverai, io l'ho fatto, me lo sono segnato, guarda, cioè ho dovuto prendere carta e penna per segnarmelo, perché sennò non lo ricordavo, ok? Ho segnato punto per punto, esattamente come c'era scritto sul decreto, e troverai 2 anni di proroga che si prende Equitalia e l'ufficio delle entrate per i controlli fiscali, 4 giorni di posticipazione per pagare le tasse, ciao Attilio, per tutti i contribuenti, se ci sono giuste cause, che andatevela a leggere quali sono queste giuste cause e capirete che non avverrà mai, ci sono ben 2 mesi, che è praticamente una cagata, ok? Prima di ribellarsi, pensare alle fatture, bisogna debellare il virus e il contagio. Ma perché non stiamo a fare, stiamo rinchiusi dentro casa, che altro dobbiamo fare? Brillare. E tu stai un po' chiuso con quello che ha detto Conte, bello mio. E non te fa più a per culo. Proprio te che sei un bel cristone, potresti scendere per strada e lanciare la gente per aria. Non se famo più a per culo, regà. È proprio per le brave persone come Brillarelli, perché Brillarelli è una brava persona. Ed è per questo che ragiona da brava persona. Nella sua mente non c'entra il fatto che ci stanno a più a per culo. Che comunque ci stanno a rompere il culo. Che ci stanno a tartassà. Non c'entra. C'è un giornalista del Corriere della Sera che credo che sui tempi che hanno per fare delle verifiche bisognerebbe fare in modo che si paghi il giusto e che questo serva ad avere dei giusti servizi. Marco, sì, certo, certo. Ma per me, se il sistema funzionasse, Marco, se ne potrebbero pure prendere 10 di anni.
tanto il sistema funziona. Qua in Giappone nessuno evade le tasse, perché sono tasse eque per servizi equi. Si campa bene. Io ci ho vissuto in Giappone, venivo tassato in base al mio reddito, ma non era mai, non ti strozzava mai. Se io guadagnavo 100.000 euro in un anno, mi toglievano 10.000 euro. Ma c'è sta. 10.000 euro. Su 100.000 euro mi toglievano 10.000 euro in Giappone. C'è sta. Me ne rimanevano 90.000, ma me posso lamentare. In più scendo per strada, i mezzi funzionano, funziona tutto. E che cazzo. E così funziona in Giappone. Guadagni 100.000 euro, 10.000 euro vanno allo Stato. E che te do? Porco due. Quando sono arrivato la prima volta e guadagnavo zero, io l'assicurazione sanitaria l'ho pagata 70 euro. E che te ne pago? È normale, se guadagno zero è un problema mio. L'assicurazione sanitaria è privata, mi cura e io te pago. Però vedete ragazzi, è vero che c'è sto coronavirus, ma c'è pure qua in Giappone. Però si continua a lavorare. Ci sono delle precauzioni che bisogna prendere, ma si continua ad andare in giro. A voi vi stanno togliendo il lavoro, vi stanno facendo chiudere le piccole imprese, vi stanno mettendo a terra per poi stuprarvi. Comunque vi informo, ci sentiamo dopo, o sempre in pace, si condividono le nostre idee. Ma che scherzi, Brillare, ma io è la gente come te che con cui amo parlare, perché sono le persone buone, perché io ho visto che sei una brava persona, che non si rendono conto, e pensando sempre nella maniera positiva, perché tu parti dal tuo... Scusate, sarà un attimo interrotta la live. Tu parti dal tuo presupposto, ok? Parti dal tuo presupposto di brava persona e non riesci, le brave persone non riescono a vedere oltre, ok? Non perché sei limitato, perché tu non lo faresti, quindi non è nella tua indole, quindi non riesci ad andare verso quella direzione. Però ragazzi, purtroppo siamo in una situazione in cui bisogna... esatto, Sefora. Sefora, che è laureata proprio in questo ambito, ti dice destra e sinistra non esistono da 50 anni. Raga, è così. È così. La destra e la sinistra sono 50 anni che non esistono. Esatto, per le grandi società, legate anche all'Europa, adesso c'è una grandissima prospettiva di speculazione edilizia. Ragazzi, se voi pensate alla borsa adesso, che è crollata, voi direte, cazzo, la borsa è crollata, ci stiamo a rimettere. Sì, noi ci stiamo a rimettere. Ma voi pensate a chi ha due soldi in tasca? E con la borsa crollata oggi compra delle azioni che più giù di così non potranno andare a delle cifre irrisorie. Pensate domani quelle persone che vedranno per forza di cose risalire quelle azioni. Pensate che speculazione faranno. Pensate alla povera gente che perderà. Pensate alla povera gente che, scusate, ogni tanto si blocca. Pensate alla povera gente che perderà casa. Che gliele toglieranno le banche e verranno rivendute alle persone ricche che possono partecipare all'asta. Enrico, è un'esagerazione, però diciamo che è da 50 anni che non c'è più la vera politica. Poi è andata a scemare. Abbiamo vissuto fino a pochi anni fa con di Bertinotti. Bertinotti è stato uno degli ultimi buoni politici. Però era un politico di 50 anni fa. Poi ci sono stati gli strascici, ma si sono andati a perdere. È stata con la caduta della Prima Repubblica che noi non abbiamo più politici, e sono quantomeno almeno 30 anni. Esatto, le piccole persone che avevano messo i propri risparmi in obblighi, no? Adesso non hanno più un soldo, perché hanno perso tutto. Ma chi ha dei soldini da parte, stiamo parlando di quelli grandi, si compra quelle azioni adesso, farà una speculazione futura mostruosa. Ragazzi, la realtà. Ragazzi, c'è gente, c'è un'allerta assoluta, voglio che le forze dell'ordine, anche se malate, rimangano in servizio, c'è sotto qualcos'altro. Qui arriviamo alla guerra civile. E no, Robè, magari non ci arriviamo alla guerra civile. Sai che devo fare, Roberti? Quando torno in Italia, e spero di tornarci presto, io non sto a scalpitare per tornare in Italia perché ho paura di rimanere qua. Io sto a scalpitare per tornare in Italia perché voglio organizzare una rivoluzione, Robè.
Robè, quelli come te, tutta la gente come te, l'esercito, i carabinieri, la polizia, i servizi segreti, civili e militari, si devono unire. Raga, bisogna fare una rivoluzione. Bisogna fare un colpo di Stato. Sapete che cos'è il colpo di Stato? Andate via ad informare. Qua non è un problema di destra e sinistra. Qua li mandiamo tutti a casa. Serve un colpo di Stato. Esatto, Roberti. Serve una presa di potere da parte della polizia. Perché, regà, non famo anarchici. Io non sto di qua che dobbiamo fare anarchici. Qua bisogna mantenere l'ordine. Più ora più che mai. Un colpo di Stato dove c'è lo Stato, cioè uno Stato almeno di polizia, uno Stato almeno d'esercito, dove si possa resettare e ricominciare. Bisogna sceglierci noi. Certo, le forze di d'ordine sono dello Stato, Antonio. Cazzo, Madonna, non sapete manco le basi. È per questo che l'Italia va a rotoli, raga. Le forze dell'ordine sono pagate dallo Stato, ma non sono lo Stato. Nei paesi migliori, presa di potere da parte della polizia, come la Jugoslavia di Milosevic. Noi non siamo la Jugoslavia, non viviamo nell'ignoranza che si viveva a quell'epoca, Mario. Però bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa. Mario, io non so che fa. Io non so che fa, Mario. Però bisogna fare qualcosa. Proponete, siamo in live. Siamo in tanti. Proponete. Esatto, Sefora, un colpo di Stato con chi? Con dei cittadini che non sanno neanche leggere? Regà, nessuno è di nessuno, tutti i cittadini, anche i militari e anche i poliziotti, sono prima di tutto dei cittadini italiani. Sono dei cittadini italiani. Robertino, che è una guardia carceraria, Attilio Frisone, che è un poliziotto della Polizia di Stato, e tanti altri, prima di essere poliziotti, prima di essere guardie carcerarie, sono italiani. Io, prima di essere di destra o di sinistra, sono italiano. Io, prima di essere un commerciante, sono un padre, un marito. E c'ho l'obbligo, regà, di tirare avanti la famiglia. Siete bloccati giù in Giappone, non potete tornare. Sì, assolutamente, Mattia, siamo bloccati. Oh, Brillarelli, Manama, Madonna, Chris, l'italiano medio non sa fare 2 più 2, ma anche io sto in crisi. Ma organizzare un colpo di Stato servirebbe solo una barbarie. Guarda la gente, non riesce a stare dietro casa una settimana, che va al mare e pensa. Assolutamente d'accordo con te, Brillare, ma infatti quello che ho detto io e quello che io continuo a dire, quello che ho detto tutti questi giorni nei video che ho fatto, è che noi abbiamo un grosso problema. Siamo italiani, l'italiano è pizza e mandolino. Noi, se ci rimettono il carcio in televisione fra un po', siamo soddisfatti. Se a noi ripristinano la Serie A, stiamo a cavallo. A noi non ci frega un cazzo. A noi, se ci fanno pagare Sky 10 euro invece che 19 euro, siamo felici. Eh? È per quello che non faremo mai un cazzo. Robertino, lo fai in il corpo paramilitare, in questo caso i carabinieri, che in questo caso dichiarano l'inadeguatezza del governo e prendono il potere, le redini del paese, fino a che si possa consegnare ad un altro governatore. È giusto, è così. È esattamente così. Prima io non ho visto che le forze dell'ordine si siano alleate
a ribelli o rivoltosi. Scusa, io non ho letto, non ho capito il senso. Ma io non ho mai visto. Sì, no, Antonacci. Noi dobbiamo fare qualcosa che nessuno ha mai fatto, regà. Noi dobbiamo fare qualcosa che nessuno ha mai fatto. Per avere qualcosa di nuovo, non dobbiamo fare quello che facciamo sempre. Dobbiamo fare qualcosa che nessuno ha mai fatto. Noi dobbiamo smettere di essere poliziotti. Dobbiamo smettere di essere carabinieri. Dobbiamo smettere di essere di destra, di sinistra. Dobbiamo smettere di fare la Lazio, la Roma, il Milan. Noi dobbiamo smettere di essere bianchi o neri. Noi dobbiamo essere italiani. Noi dobbiamo essere italiani. Solo prendendo coscienza di essere italiani, noi possiamo fare qualcosa. Noi, per fare qualcosa, dobbiamo smettere di essere divisi. La divisa, lo dice la parola, serve per dividere. L'uniforme serve per unirci. Esatto, esatto Stefano. Noi dobbiamo smettere di pensare solo ai giochetti. Noi dobbiamo smettere, noi ci siamo tanti, eravamo 200 persone fino a poco fa. Condividiamo tutti sta live, organizziamo qualcosa, riuniamoci. Riuniamoci ragazzi. Qua il coronavirus è una scusa per mantenerci in casa mentre ci stanno rompendo il culo. Perché in Giappone ci sono infetti, in Giappone ci sono malati, si curano e stanno in giro a lavorare. È vero che dobbiamo stare momentaneamente in casa perché da buoni italiani per ora non abbiamo saputo gestire la situazione. Ma se noi iniziamo a proviamo a gestire questa situazione diversamente, prendendo delle precauzioni, usando le mascherine, ma nello stesso tempo uscendo di casa e lavorare. Io ragazzi, quando facevo le live dal Giappone, vi facevo vedere le precauzioni che hanno preso in Giappone avendo una realtà diversa di infezione, cioè quindi un'infezione molto più lenta che tendono a curare, perché avendo un'infezione lenta riescono a prendere bene con la sanità gli infetti e a curarli. Certo, se un vecchio di 90 anni, ecco una cosa importante, a casa per forza ci devono stare le persone dai 65-70 anni in giù, a casa per forza ci devono stare gli immunodepressi, i malati da HIV, i malati di leucemia, allora loro hanno l'obbligo di stare in casa. Ma che succede? Se lo Stato fa stare in casa solo i malati, quelli che hanno già un handicap e percepiscono già un'indennità, non si fa altro che prendere qualche soldino in più, devolverlo a loro che sono obbligati a stare in casa ed aiutarli. Il pensionato già ha la pensione, quindi può stare in casa. L'obbligo, ragazzi, mo ci organizziamo, l'obbligo, ragazzi, deve essere dato solamente alle persone anziane ed agli immunodepressi. Noi che siamo in forza e ci possiamo ammalare, ma possiamo guarire, dobbiamo prendere le giuste precauzioni, guanti e mascherine, e andare a fare la rivoluzione, perché ragazzi ci hanno chiuso in casa per romperci il culo e farci stare zitti. Ci stanno inculando. Ma che dico Mario? Ma che dici? Hai idea? Ah, leggiamo. Ma che dici? Hai idea della crisi sanitaria che ci sta qua in Italia? Sì, cazzo, perché ci lavoravo nella sanità. Di quanta gente è morta qui? Sì, cazzo, Mario, ma lo sai che vanno detto pure una bugia su quanti morti ci sono in Italia? Sai che tutti i morti italiani sono stati dati come coronavirus senza fare le analisi? Lo sapevi questo, Mario? Ecco, Mario. Per carità, io non dico, hai presente la differenza tra abissale tra crisi tra Italia e Giappone? Certo Mario, e tu ti sei chiesto il perché? Te lo sei chiesto come mai Mario? Leggiamo, il coronavirus è una scusa, ma quanto sake hai bevuto? Mario, offendi tua sorella che io non bevo sake. Chi mi conosce sa benissimo che sono anche street age. Non bevo caffè, non bevo alcol, non uso droghe. Forse sei te che non sai bene com'è successa questa storia. Te la ricapitolo io, ragazzo. Te la ricapitolo io. In Italia è iniziato il coronavirus come è iniziato dalle altre parti, perché il coronavirus c'è ed è un pericolo, ragazzi, eh? Quindi ancora state in casa, ma ascoltatevi bene. È successo così. Conte
che oggi vi dice di stare in casa, Conte e il governatore del Lazio, che sta con Conte, quando è arrivato il coronavirus, Zingaretti, là, Zingarelli, come cazzo si chiama, quando è arrivato il coronavirus, hanno detto, ragazzi, ma che scherza, ma non c'è da preoccuparsi, anzi, la destra sta usando questa scusa, per creare degli allarmismi, per creare odio e per specularci sopra. Quindi non vi preoccupate, magari sono le fonti, la televisione, guardi la televisione, hai guardato la televisione, hai visto l'intervista di Zingarelli quando diceva Zingaretti, quando diceva andiamoci a prendere l'aperitivo a Milano, ecco, cazzo, non sto di niente di strano, dimmi se sto di una cazzata. Lo stesso Conte, andatevi a rivedere il video addietro, diceva no, no agli allarmismi, tutto deve andare avanti come se nulla fosse. Questo che cosa è successo? Se all'epoca, quando Zingaretti, che chiude gli ospedali, andiamo avanti, aspettate, all'epoca quando tutte le altre nazioni dicevano tassativamente guanti, tassativamente mascherina, tassativamente all'entrata di ogni attività ci deve essere il disinfettante, aspetta, fammi leggere, Mattia, senti, fermo subito un attimo, la galleria qua a Genova, e mi dicono che ci stanno anche molti giovani sani che sono stati intubati, eccetera, eccetera. Può prendere tutti i giovani? E certo che può prendere tutti i giovani. Esatto. C'è più possibilità? Certo, ma non mi devi fermare, questa è una cosa che sappiamo. Mattia, forse voi mi state a seguire da poco, è una cosa che questa che diciamo da tempo. Allora, preciso sempre di più, perché con voi bisogna fare proprio... Ok? Bisogna fare proprio come si faceva con no, precisi. Ok. Andiamo. Andiamo per ordine, hai ragione. Tutti possiamo prenderlo. Chi cazzo ha mai detto che non possiamo prendere? Io ce l'ho avuto. Tutti lo possiamo prendere. Io ho avuto il coronavirus a dicembre. Ok? Vi ricordate? Ce l'ho avuto. Tampone, ce l'ho avuto. È chiaro? Io ce l'ho avuto. Io ho avuto il coronavirus. Ok? Chiaro, sono guarito, sono ancora al mio interno, ci sono gli antivirali, perché dopo che hai preso un virus si creano, quindi si vede, nulla toglie che mi può tornare, fatto sta che i giovani hanno più possibilità di sopravvivere, ok? Ci siamo? Partiamo dall'inizio, perché mi piace quelli che intervengono senza conoscere la cronostoria di quello che sto dicendo, ok? Quindi, non ho detto che noi giovani dovremmo buttarsi allo sbaraglio. Ci siamo? Ok? Precisiamo. Beh, perfetto. Le fonti dei morti sono le stesse che c'è. Basta, vede, guarda, guardate un attimo di televisione. Hanno fatto, ti puoi andare a rivedere, guarda, cercalo, c'è lo speciale delle Iene. Ha portato proprio tutte quante le fonti precise. Vattelo a vedere. E comunque, io lavoro in ospedale, chi mi conosce lo sa, ho una laurea in medicina, anzi in farmacia per la precisione, una specializzazione in tecnico-chirurghe farmaceutiche, quindi bello mio, con me proprio attaccato. Ma se mi è stato a sentire, è capace che famo un discorso che vedrai che collimerà con tutti quanti e vi piacerà pure a voi, ok? In Italia tutte le morti, anche se dovute ad altre cause, ma in presenza del coronavirus, vengono attribuite al coronavirus. Aspetta, famo le cose fatte bene. Senza star lì, andatevele a trovare i fonti, ci sto, ci stanno. Andate a vedere, c'è l'ultimo, l'hanno fatto le Iene sono proprio il cesso delle informazioni. Se ve l'hanno portato loro, andatevele a cercare, lo trovate su YouTube, le Iene, ok? Mo adesso andiamo, fatemi fare sto cazzo di ragionamento. Conte, Zingaretti, il governo, non vi preoccupate, sono allarmismi, queste sono le solite scuse che la destra... Uscite, andate a fare gli aperitivi! Se loro all'epoca avessero fatto quello che avevamo fatto qua in Giappone, cioè obbligare le mascherine e regalarle, non farle trovare alla povera gente a 4,50 euro l'una, regalarle, perché ti sto obbligando, quindi siccome ti obbligo te la regalo o quantomeno te la faccio pagare di meno.
ok? Se all'epoca avessero fatto come gli altri paesi e avessero detto ok, regaliamo le mascherine, siete obbligati a metterle, ok? Sono ecco, sono 800 infetti e 30 morti, grazie Giovanni. In Giappone siete obbligati a metterle all'entrata delle attività, spruzzetto obbligatorio, lavarsi le mani perché quello che tocchi non lo infetti, così stiamo bene dentro. Al lavoro chiudiamo Disneyland, hanno chiuso Disneyland invece di fare stare allerta virus come è successo quando da noi all'epoca si chiuse Disneyland, quindi posto di aggregazioni no brutto. 3 mesi fa, ok, il senso di paragone, due paesi completamente diversi dal lato economico, sociale, il senso di paragone, amico mio, Funcodino, che poi Funcodino, spero sia il tuo nome, ma non credo, anche perché non c'hai neanche l'icona, quindi a me i profili fake già mi stanno sul cazzo, però ti rispondo subito. Vedi Funcodino, quando c'è un'epidemia non c'è un'economia, non c'è una socialità diversa, c'è un protocollo mondiale che va preso in considerazione per tutti, per tutti. Non sto paragonando nessuno, c'è un protocollo. Quindi non diciamo stronzate, quando è per colpa vostra che siamo in Italia, stiamo morendo, è per colpa della stronzata che hai detto adesso te, Funcodino, senza l'immagine profilo. Metti l'immagine profilo, metti la faccia come ce la sto mettendo io, Funcodino. Profilo fatto da 10 minuti, Funcodino, ma chi cazzo sei? È per gli stronzi come te che in Italia c'è 200 miliardi, stiamo una merda. Capito? Che cazzo di senso ci paragone? Ma che cazzo di paragone? Oh, le epidemie sono mondiali, i protocolli sono mondiali, la sicurezza è mondiale. Se metti le mascherine in faccia alla gente, non devi averci l'occhio a mandorla, puoi essere pure italiano per metterla. E che serve? Che abbiamo una cultura diversa? Serve che abbiamo un'impronta sociale diversa? Decelebrato del cazzo? Eh? Esatto, metti una foto almeno se vuoi parlare, stronzo, codardo, Funcodino, ma che non so che cazzo sei, ammerdoso, ancora che rompi i coglioni, Funcodino. Andate a segnalare il profilo Funcodino, raga, tutti su Funcodino a segnalarlo al volo, bom bom bom, che profili fake qua ci volevo, qua ci dovete mettere la faccia come ce la metto io, che io ce la metto la faccia, Funcodino. Certo che non esiste un protocollo, Domenico, se no non stavamo così nella merda. Ma ci dovrebbe essere un protocollo mondiale. Certo che non c'è un protocollo, perché siamo italiani, dall'altra parte c'è. L'infezione va gestita in tutto il mondo nella stessa moda, nello stesso modo. Capito? Dappertutto, allo stesso modo. Se vuoi scampiamo opinioni, io accetto tutto. Hai visto con brillare lì prima, ma ci metti la foto e ti metti il nome e il cognome tuo vero. O quantomeno mi fai sapere chi cazzo sei. Giacomo, quando poi aggiungimi in privato ce l'hai con me? Aggiungimi te, mandami l'amicizia che te l'accetto, Giacomo. Il protocollo serviva. Come hanno fatto nel resto del mondo, la Cina, che è stata la prima infetta, quella col più numero di infetti, l'ha debellato perché ha seguito un protocollo Funcodino. E sì, pure noi italiani l'avremmo dovuto fare. Quando invece il buon Conte e il buon Zingaretti hanno detto ma che cazzo vi allarmate, buttatevi in strada, mi chiamo Chris Ares, cioè il simbolo, vabbè, ti aggiungo io, Giacomo de Zenet. Raga, qualcuno mi aggiunge Giacomo De Zenet e poi mi passa il suo profilo che io tenderò a scordarlo. Giacomo De Zenet, aspetta, me lo segno, Giacomo. Giacomo De Zenet. Ok. Allora, attenzione, all'epoca, no? Potete andare tutti, buttatevi tutti in strada, fate come cazzo vi pare, non ci sono problemi. Quando noi, io, 3 mesi fa, io, andatevi a rivedere le mie cazzo di live, io, 3 mesi fa, vi dicevo, io, 3 mesi fa, un pinco pallino qualunque, io, 3 mesi fa,
qua sotto, andatevi a cercare live, vi dicevo, regà, c'è il coronavirus in Cina, fate attenzione. Voi, ma che stai a dire? Ma Conte ha detto che potevo andare per strada a bailar la bamba. Io 3 mesi fa, e ad alcuni di voi vi ho contattato in privato e ve l'ho detto in privato, dichiarandovi pure bene chi sono, e alcuni di voi lo sanno, ho dichiarato chi sono io, e alcuni di voi lo sanno e possono testimoniare. De Zanet, colà, scusa, De Zanet. Ho contattato pure in privato, e 3 mesi fa ho fatto una live, aprendo la mia live di vendite. 3 mesi fa io, quando potevo tranquillamente vendere, vi ho detto: ragazzi, in Cina c'è sto virus, in Italia ancora non è arrivato, ma arriverà. Evitate. Sì, mo ne parliamo, Samantha. Evitate, vi dissi. Posti affollati, soprattutto se turistici. Mettete la mascherina e non toccate cose a caso. Non vi affollate, fate le cose bene, mantenete le distanze con chi non conoscete e attendete pazienti. Mi avete scritto in privato, mi avete insultato, mi avete detto che ero un coglione visionario, che ero un complottista, che ero un deficiente, che Conte aveva detto che voi potevate andare a fare l'aperitivo, ma avete mandato le foto, gli screen di voi a fare l'aperitivo così. Lo ricordate? Ecco, è per questo che adesso siamo il primo paese, perché avete dato retta a Conte, lo stesso che oggi vi chiude in casa, non vi tutela, vi prende per il culo con i 600 euro, vi prende per il culo con i 600 euro e firma un decreto dove Equitalia si prende 2 anni in più per potervi controllare meglio. Perché con questa crisi lui sa benissimo che in futuro, te preoccupami, Michael Martina, io non faccio mai i nomi, non mi interessa punni loro, mi interessa far capire i concetti. Perché sa che nel futuro, causa quello che lui sta facendo adesso, voi subirete una crisi, non potrete pagare le tasse ed Equitalia andrà in crisi perché non riuscirà a controllarvi tutti, e allora gli dà 2 anni in più per rompervi il culo. Ciao Simone Bello. Io non so se sta seguendo Attilio Frisone. Non so se sta seguendo mio cugino, che ho chiamato io personalmente. Non so se sta seguendo Saul De Jesus. Non so se sta seguendo Valerio Del Buono. O se sta seguendo Valerio Gullo. Ma io 3 mesi fa li chiamai, 2 mesi fa loro li chiamai. Gli spiegai chi sono. E gli spiegai di fidarsi. Ecco, c'è Sephora. Ho fatto una riunione dentro al Tomo Club. E lei è testimone, perché lei lavora per me dentro al Tomo Club. Eccoli, ci sono. Li chiamai, gli dissi chi sono e gli spiegai la situazione. E non è cambiato niente, raga. È andato tutto per filo e per segno, come vi ho detto io. Allora, per favore, ve lo ridico. Siccome non mi avete dato retta, ad oggi siamo in una situazione di crash totale. Il crash è questo: l'America ha fatto il suo gioco, ha messo in difficoltà la Cina, ma la Cina, che è stata più forte, ne è emersa. L'Italia, ragazzi, si era messa con la Cina. Si era messa con la Cina quando l'America ha detto all'Europa di non commerciare più con la Cina. Ma l'America l'ha detto all'Europa perché l'America non voleva succedesse una cosa, e ve lo spiego bene, ragazzi, vi spiego bene questa cosa, perché poi continuiamo a trovare una soluzione insieme. C'è di pure te, Alessandro. Sì, ma tu non sai. Comunque, c'è un grosso problema, ragazzi, che l'America ha, è il 5G. Il 5G è la nuova tecnologia che darà la possibilità di poter... esatto, Sephora. È la nuova tecnologia che darà la possibilità a chi la detiene di poter scambiare dati ad una velocità ad oggi ancora mai vista, ok? Robert, l'avevo detto pure a lui, ok? Tutte le persone che mi erano attorno di persona ci ho provato. Questo 5G lo detiene la Cina con la Huawei,
che è la prima azionista, ok, ha più del 30%. L'America non ha questo potere, non lo detiene. L'altra percentuale ce l'ha la Nokia e la, non mi ricordo quale altra compagnia, ma si va a scendere, ok? No, Joe Bankman Sirio. Ehi Chris, hai parlato bene, ma stai incazzato come... Non so neanche chi tu sia, Joe. C'hai anche un profilo fake, quindi non... Non lo so, non so neanche chi tu sia. Ok? 5G. La Cina. Noi italiani, con il trattato che abbiamo fatto con Di Maio, l'abbiamo firmato con la Cina, abbiamo preso nel pacchetto commercio anche questo 5G. L'America si è fatta rodere il culo e ha fatto quello che ha fatto. Noi adesso ci troviamo in mezzo. E l'Europa che ha fatto? L'Europa ha preso la palla al balzo. Ha preso da sé l'America, la crisi che vivrà, perché fra poco ci sarà una crisi, dato proprio da tutte queste cose. Ragazzi, che non vi voglio annoiare, non vi spiegherò nel dettaglio perché è una grandissima rottura di palle. Prendetelo per macro cose, poi se siete interessati fate delle domande e cerco di dirvi al meglio quello che è. L'Europa che ha fatto? Ha detto, ok, noi abbiamo l'Italia che ha sempre subito, a cui sempre abbiamo mandato giù la nostra merda, a cui abbiamo sempre tolto, perché l'Europa ha una banca centrale che aiuta la Germania, che è la nazione che ci governa, che governa l'Europa, aiuta solo la Germania, da noi prende, a loro dà, da noi prende, a loro dà. A noi ci dà i bruscolini, che servono per sopravvivere quantomeno e vederci la partita la domenica, e a loro li fa essere i governatori d'Europa, ok? Quindi che cosa ha detto? Questa crisi che sta arrivando e questo vantaggio che l'Italia ha, a noi ci mette paura. Quindi, grazie all'aiuto dell'America e grazie a questa cosa che sta succedendo, noi adesso, in accordo con il governo, con qualcuno, non tutti, con qualcuno nel governo italiano, facciamo la manovra pro-Europa. Tanto a quelli con cui siamo in accordo noi non li tocchiamo, perché figurati se ci rimette il politico alto. 4-5 mesi fa avevi detto che avevi avuto un incontro, quanto di ieri? Presentato, elegante, anche in live, non è più andato avanti la cosa perché non te l'ho più sentito parlare. No, è andata avanti, è andata avanti, è andata avanti, Yuri. Quindi che succede? L'Europa che fa? Ci mette in condizioni di crisi, di recessione, in modo che il loro potere aumenti, il nostro debito aumenti e noi, non potendo godere del potere che ci darà la Cina, non possiamo sorpassarli. Quindi loro aumentano la loro supremazia, danno all'America il contentino che vuole, ci tolgono un potere che potrebbe metterli a rischio, perché ragazzi, vi ripeto, noi siamo italiani, noi siamo il popolo eletto da madre terra, noi siamo stati creati in un golfo dove il commercio è prolifero, dove non ci sono maremoti, dove ci arriva tutto, dove ci cresce qualunque cosa e possiamo fare tutto, ok? Sefora dice, per amore del confronto mi piace ascoltare tutto e riflettici sopra, tu non conosci Cristiano ma fossi in te ascolterei comunque e poi tirerei le somme senza per forza prenderlo per matto. Scusa che è tanto. Prenderlo per batto, è un farmacista e poi chirurgo di medicina, tende, conosce il Giappone e viaggia spesso, quello che dice sul Giappone è vero, perché vede fare cose... Ah, grazie se vorresti prendere parti, ma contro chi? Cioè io non so chi è che mi sta... non so chi mi sta dando contro. L'avevi detto, c'è molte dirette... Cioè non so a chi ti riferisci, Sefora, poi scrivimi a chi ti stai riferendo. Comunque grazie per il governo italiano. Comunque stavo dicendo, questa ragazzi è la situazione politica, politico mondiale. Si sono create due fazioni che c'erano da quando Trump è andato al governo. Trump è andato al governo e la sua primaria proprio preoccupazione era quello di togliere il potere ai cinesi. In che modo? Obbligando, la prima cosa che poteva fare, e questo lo potete andare a vedere ragazzi, è storia di pochi anni fa, la prima manovra che poteva fare Trump è stata quella di obbligare l'Apple americana
a rispostare le grandi aziende che producono l'iPhone e tutto ciò che è Apple in America, togliendole dalla Cina, perché era un modo che l'America aveva per arricchire la Cina. Mario Mastroianni vuole fonti ufficiali e s'andasse a cercare. Che me frega, ma che te devo provare qualcosa, Mastroianni? Tu, se mi stai ascoltando, poi quello che sto a dire, te ne vai a fare una ricerca. Te vai a vedere le Iene, che hanno parlato di quello che ti ho detto prima, per esempio, per quanto riguarda gli esami fatti sui morti, sui decessi. De che è morto questo? C'aveva una polmonite? Coronavirus. De che è morto questo? Era anziano? Coronavirus. De che è morto questo? C'ha avuto un collasso del coronavirus. Poi, amico mio, io non è che sto qui a farti il giornale per te. Vai, comprati il decreto di oggi, quello di cui ho parlato oggi, lo puoi trovare su internet, sul sito ufficiale del Ministero. Vuoi, compri il Corriere, il Sole 24 Ore, e ci trovi sicuramente delle notizie. Vuoi sapere, vai sullo speciale che hanno fatto le Iene e trovi tutte quante le fonti. Insomma, è facile, non è che io sono il padre eterno, io sto qui a parlare. Poi, se tu vuoi saperne di più, il mio è uno spunto di riflessione e una ricerca di soluzioni. Poi ognuno è libero di credermi o non credermi. Io mica sto qua a dire mi dovete credere, chi non mi crede è una merda. Però io vi faccio pensare che chi ha ragionato finora come voi, il risultato è quello che state vivendo. Cioè, facendo quello che avete sempre fatto, cioè ragionando in questo modo, quello che avete avuto è questo che avete oggi. Cioè, chiusi in casa, popolo più infetto di tutti, senza una lira, con l'obbligo di stare chiusi, senza lavoro, con le aziende per cui lavorate che potrebbero rimanere in ginocchio e quindi chiudere e poi licenziarvi. Certo, ma io non sto dando contro a nessuno, sto parlando, ascoltando opinioni, esprimendo la mia. Ah, Mario, infatti se tu vedi, io ti sto rispondendo con rispetto, proprio perché tu ti presenti come nome, cognome e foto profilo. E io stimo tantissimo la gente che ci mette la faccia, perché avere idee contrarie stimola il dialogo, e il dialogo comunque è sempre una cosa buona. Riga, io sto in ufficio dove mi arriva tutto e Chris lo sa. Sì, infatti lavora nella Polizia di Stato, nella parte delle comunicazioni. Lui fa proprio comunicati stampa delle cose che succedono in Italia. A parte quando lo prendevo in giro in live per fare ridere, ma di stronzate non ne dice. Grazie Attilio. Poliziotto che lavora per l'ufficio stampa della polizia, ragazzi. Attilio Frisone. Ok. Quindi, ragazzi, senza che continuiamo, la situazione è questa. Sicuramente c'è qualcosa che va oltre la comprensione dell'italiano medio che ce lo sta mettendo nel culo. Il nostro futuro è chiaro. Quello a cui ci stanno sottoponendo è un test di stress, oltre che una grossa inculata economica, per far fronte a una grossa manovra futura europea. Allora, se la vostra ambizione è quella di avere Sky in casa e continuarvi a vedere la partita con uno stipendio minimo, basta che vi mangiate un piatto di pasta, non vi preoccupate. Tanto il coronavirus passerà, finirà, regà. Anzi, finirà pure presto, perché Conte non è in grado di sorreggere una rivoluzione futura, e non è uno stupido Conte. Quindi, io appena arrivato, questa cosa ho detto che era un complotto, come tutte le cose successe fino ad oggi. Io sto con Chris. Grazie Marco. Ecco, Marco era uno di quelli che, ad esempio, diceva un complotto. Invece, grazie Marco, veramente. Quindi, ve lo ripeto, ragazzi, ascoltate bene queste parole, che è il grosso punto della situazione. Ok? Antonio, purtroppo l'Italia è un paese fragile, non solo economicamente, non può prendere decisioni se non in collegio con gli altri stati europei, che fanno ognuno i propri interessi. Gli stati, certo, è così Antonacci. Stati, vediamo, ve lo leggo. Cina, Russia, poi gli altri prendono decisioni. Non possiamo. Sì, no, ma è così. Però possiamo fare, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. No, ragazzi, i russi in questo non c'entrano. Diciamo che i russi da questo si schiereranno, ma dopo ne parliamo dei russi, perché quella è la cosa più superflua, perché la Russia
per quanto un paese che sembra povero, ma ha il suo grosso equilibrio. Ma pensi che la Russia non potrebbe essere davvero un alleato? Pensi che siano solo belle parole? Allora, Paul, purtroppo quel comunicato era un fake. Pare che per strada non ci sono mai stato. Ma che scherzate? Ma che Frisone, porco Dio, ha fatto la volante fino a 6 mesi fa, se non sbaglio, o meno di un anno. Frisone, sono 20 anni che si fa la volante per strada. No, no, no. A te, se io ho stima di te, al di là perché sei un fratello per me, è perché te reputo. Ma poi di che stiamo a parlare? Lo sai, Frisone, che te sto a fare la corte, eh? E sai che non è in maniera omosessuale. Quindi, dai, e non te la sto a fare solo io, te la stanno a fare diversi enti importanti, quindi... Per me invece non finirà e stiamo andando verso... Allora, vi dico quello, vi dico come la vedo io, ok? Cioè, tanto leggo un attimo quello che ha detto Brilani. Stiamo andando verso un nuovo stile di vita, i virus si possono sconfiggere, ma la paura del ritorno di una situazione del genere condizionerà la vita quotidiana del futuro. Mario, tu sei proprio una brava persona. Io vi voglio fare un esempio. Mio fratello, come sapete, purtroppo è malato. È malato, depresso bipolare. Un anno, grande Attilio, depresso bipolare, purtroppo è vittima della droga. E quando mio fratello ogni volta sta per morire, perché purtroppo arriva in situazioni anche estreme dove tenta il suicidio, che succede? Un'altra storia, Brillare, magari stavamo ancora nel 91, tu sei una brava persona, te l'ho detto, però te voglio fare questo esempio. Quando sta per morire, lui mi tiene la mano, mi dice: ti prego, Cristo, salvami, 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 non lo farò mai più. Ancora a chi ve se incula, ancora. Buono, poi non disse cose a te. Che succede? Mio fratello mi fa: ti prego, salvami, 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 salvami. Lo curo, lo faccio operare dal miglior primario. Dopo 2 mesi, ricomincia paro paro a fare le stesse cazzate. Stesse cazzate, pare pare. Droga e cazzi vari, che a me distruggono, ragazzi. Così è l'italiano, ma non solo l'italiano, così è proprio l'essere umano, è intrinseco nell'essere umano. Si ha paura della morte solo finché la senti qua. Già quando scende qua, comincia a dimarsi, sì, vabbè, a me mi dice culo. Perché l'ottimismo, che è il profumo della vita, è innato in noi, se no staremmo sempre male. Quindi ci costringiamo a quell'ottimismo che ci aiuta ad andare avanti, ed è umano, è comprensibile. Quindi io ti dico cosa succederà. Ritorno al discorso che sto facendo all'italiano. Se siete italiani medi in questa situazione, non vi preoccupate, perché il virus a breve finirà. Ma a breve, raga, metà aprile, ma massimo fine aprile. E tutto ritornerà apparentemente come prima. Riaprirete se la crisi non ve l'ha distrutta la vostra piccola attività, o tornerete al vostro posto di lavoro. Le partite la domenica ci saranno di nuovo, il campionato ci sarà ancora, nuovi eventi si susseguiranno, avrete il Grande Fratello, Maria di Filippi, il piatto di pasta, rifiuti la corte a modo tuo, il piatto di pasta sul tavolo ce l'avrete, stringerete un po' la cinta, ma dai, l'avevo sempre fatto, un po' dei sacrifici e continuiamo a farli. Rimanderete a lavorare vostra moglie che magari doveva stare a casa presso ai figli, e ce la farete, perché siamo italiani, raga, siamo abituati a stringere la cinta noi. Siamo abituati a prendere le cose cercando di prenderle nel miglior modo possibile. E lo Stato questo lo sa. Lo Stato questo lo sa. Ma c'è sta tanta gente debole, Angelo. Quindi non vi preoccupate. Il problema è chi invece vuole cambiare qualcosa e si è rotto il cazzo di dover sempre stringere la cinta. E il problema è di chi c'ha un'impresa e la devi difendere. Il problema è di chi ha chiuso l'edicola. Il problema è di chi ha chiuso il bar. Il problema è di chi ha chiuso il pub. Il problema è di chi adesso, a 50 anni, magari si ritrova senza lavoro. Il problema è di noi italiani, che siamo diventati la latrina d'Europa e ci cagano addosso. Perché noi potremmo essere qualcosa di più, ma ci stanno a convincere che siamo la merda. Allora, se volemmo fare qualcosa, si dovremmo organizzare. E per organizzarsi, raga,
E per organizzarsi, raga, dovevamo darsi da fa. Dovevamo prendere i coglioni in mano e andare avanti. Andare avanti. Uscita sta storia. Perché sta storia, che dal punto sanitario, sai quanto potremmo trovare un vaccino? Sarà un virus che affronteremo anche nei prossimi anni? No. Raga, solo scorderemo sto virus. Però sai come se lo scorderemo? Se decidiamo di farlo mettere al culo. Allora, a livello globale, noi adesso abbiamo due decisioni. Faccelo mettere al culo dall'America o diventa alleati della Cina. Con l'America siamo sicuri di continuare a piar culo. Con la Cina è un punto interrogativo. Però ripeto, essere schiavi di qualcuno ti porta sempre a piarlo al culo. Perché quando entri, esatto Antonio, quando entri in un sistema senza portare qualcosa di tuo, entri solo per mangiare, è il conto te lo presentano. Un fatto è che tu entri nel ristorante, sei Totti, te metti seduto e quelli ti dicono: oh, come posso fare foto con te, posso fare uscire l'articolo che Totti è venuto a mangiare qua da me, te faccio mangiare gratis. Totti ti dice: vabbè, quindi è un dare a avere. Un fatto è che tu sei un piccolo palino qualunque, te metti a mangiare al ristorante e quello ti dice: oh, amico paga. Amico paga! E noi non siamo Totti per la cena. Noi siamo qualcuno da aiutare. E quindi... Esatto, Attilio, il coronavirus c'è già dal 72. Esiste il tipo A, il tipo B, il tipo C e il tipo D. Questo nuovo è il tipo E. Comunque, al di là di questo. Quindi, è un'incognita. Se volevamo andare a mettere in mano alla Cina, beh, sicuramente è meglio che quello che abbiamo subito adesso per l'America. Forse. Oppure potremmo fare una cosa. Oppure potremmo fare una cosa. Rimanere italiani. No cinesi. No americani. Italiani. Quelli che in passato hanno conquistato il mondo. Quelli che hanno scoperto l'America. Quelli che sono andati in Cina con la loro nave, prima che la Cina potesse arrivare qua da noi, con Marco Polo. Addio. Vedi? Ci stiamo pure noi. Poi è vero che dalla Cina abbiamo preso un sacco di belle cose, siamo ritornati con dei tesori assurdi, però ci siamo andati noi da loro. Allora potremmo tornare a essere quello che eravamo, ma per tornare a essere quello che eravamo dovremmo fare una rivoluzione, regà. Non dovremmo più di sì. Non dovremmo più di sì. Lo so che ad oggi siamo spaventati da un virus. Perché ad oggi l'Italia su sto virus non c'è tutela. Non ve lo dice che in Russia c'è sta il farmaco per curarlo. Non ve lo dice che ha messo in giro l'America. E gli infetti che dichiara l'America sono specchietto per l'allodole per dire: no, vedi, c'abbiamo pure noi. La Cina ha appena detto che è colpa nostra. Ma che vuoi? Ci si è infettato il coso della Florida. Ma che? No, no. Noi siamo stati, oh. Stati voi, siete stati. Siete stati voi. Lo sanno tutti. E il ministro degli esteri cinesi l'ha detto. Ha detto: oh, ma niente niente, siete stati voi, a fine una mignotta. E quell'altro ha fatto, dopo due giorni: noi? No, ma che non vedi? Ci hanno infetti pure noi. Ah, mo, tutto insieme. Cioè, fino a una settimana fa Trump diceva che gliene fregava un cazzo. Mo è preoccupato. Ma chiuse le frontiere, non ve lo dicono, e io ve l'avevo detto, regà, ricordatelo, fate mente locale, non ve lo dicono che 3 mesi fa Trump, quando ci fu l'emergenza in Cina e là non c'era un infetto che era uno, convertì 21 basi militari in 21 stati diversi in ospedali, perché Trump che ha detto: mo che gli abbiamo fatto sta cosa, se questi ce lo rimandano indietro, io intanto mi paro al culo. Trump, che hai convertito a fare? 21. 21 caserme militari in 21 ospedali. Come mai? Perché l'hai fatto? Come? Fino a una settimana fa dicevi che tu non eri preoccupato. Mo che il ministro degli esteri ha detto che forse siete stati voi, ha avuto il coraggio di darvi la colpa, perché ragazzi... A livello politico,
non è facile uscire allo scoperto e dare la colpa a un altro stato, eh? Perché potrebbe essere un autogol enorme se non c'hai il modo poi di sorreggere quella tesi, perché è dare la colpa a un altro stato. Ok? Se quello, il ministro degli esteri cinesi, ha avuto le palle e l'ardire di dire ma forse niente niente siete stati voi, e dopo due giorni Trump chiude le frontiere e dichiara il fatto che ci stanno gli infetti in America, qualcosa dovrebbe far pensare. Allora, regà, quello che dico io, sapete qual è la soluzione? Non mi sputerete in faccia e mi direte come all'epoca, quando vi dicevo di starvene a casa, mi direte che sono pazzo. La soluzione è scendere in piazza tutti insieme. Mascherine, guanti, tutti davanti al Parlamento. Tutti davanti al Parlamento. E tornate a lavorare. Tutti, riaprite tutti. Tutti. Perché se riapriamo tutti, non ci possono fare niente. Perché a noi ci possono punire se siamo soli. Ma se l'Italia agisce insieme, non ci possono fare niente. Mascherine, guanti, disinfettante all'entrata che vi potete fare tranquillamente da soli. Vi potete fare, non è una bufola, è la bufola, la bufola è quel cazzo di video che gira in giro, la bufala. Ma raga, se io sono guarito, potete guarire pure voi, ok? La bufala bella è buona, ma certo, tu vedi i video su Facebook, informate bene, quello certo che è una bufala. Il ma dati. Quello a cui si riferisce Gilberto, che Gilberto è un ragazzo social, giovane, che non sta nel settore, lui si riferisce al video che ha visto su Facebook, ma è ovvio che è una bufala, raga. Adesso la gente cerca di farsi pubblicità, tanto la preoccupazione della gente è avere i like su Facebook. Noi stiamo a parlare di cose serie, Gilberto. Cioè qua stanno a giocare i grandi, non stanno a giocare i ragazzini, non stiamo a parlare dei video di merda. E ti assicuro che se stiamo a parlare di Attilio, sta a parlare qualcuno che sa quello che dice. Ragazzi, non avevo fatica. Io ho avuto, e c'eravate anche voi, stavo in Giappone a dicembre, ok? E c'è stato un momento, una settimana, in cui ho saltato tutte le live e mi vedevate che ero molto malato. Andateveli a ricercare, i video di dicembre mentre stavo in Giappone. C'è stato un momento in cui non mi sono più risvegliato. Avevo fatica a respirare, sì, ero tutto atturato. Avevo l'affanno, non respiravo dal naso, facevo dei lunghi respiri, dovevo stare sdraiato perché mi mancava la forza persino di... Sì, ce l'ho avuto, Angelo. Non avevo persino la forza di camminare. Con tutto uscivo e andavo a comprare le cose. Ma c'è stato un momento in cui sono stato così male. E ragazzi, io, che già avevo avuto l'imbeccata, qui in Giappone mi ero portato... 4 tipi di vitamine diverse che potete comprare anche voi in farmacia, che coprivano ogni tipo di fabbisogno vitaminico di un corpo in deperimento. 4 tipi di vitamine diverse che si comprano, sapete dove? Nei negozi per quelli per la palestra. Là vendono le vitamine che vengono assorbite bene dal corpo. Non sto scherzando. Da farmacista me le sono andato a comprare là. Ecco, Rodolfo si ricorda. 4 tipi di vitamine diversi. 2 antibiotici. Un antipiretico per la febbre. E un classico Efferalgan. Quando mi ha colpito bene, io non sono più riuscito ad alzarmi dal letto. E vi dico che appena mi è iniziato a venire... Io ho iniziato a prendere tutte le vitamine giornalmente, i 2 antibiotici, l'antipiretico per la febbre e l'Efferalgan. Mixavo, stavo a pezzi. Andate a rivedere i video e potete capire. Sono stati 3 giorni in particolare in cui non sono più riuscito ad alzarmi dal letto, infatti non ho fatto più le live. Avevo chiuso con un'ultima live dove stavo a pezzi, non riuscivo neanche a parlare, avevo un mal di gola mostruoso, non riuscivo a deglutire, non riuscivo a fare nulla. E poi mi sono risvegliato. Dopo 3 giorni, ho dormito per 3 giorni di seguito. Bombe di vitamine, bombe di antibiotici. Ho fatto dei mix, raga, ho fatto un cocktail.
Quando io mi sono risvegliato e non ho mai avuto un capello bianco in vita mia, cioè la gente che mi conosce di persona lo sa, avevo i capelli bianchi, ero stato così male e non mi ero curato come sì, come dovevo. Vedete, Rodolfo vive qua in Giappone, ragazzi, lui è testimone, che mi erano usciti i capelli bianchi, voi dal video non potevate vederlo, chi mi conosce lo sa, e ancora ce li ho in testa, e non mi stanno venendo i capelli bianchi, si sono fermati, mi sono venuti solo in quella circostanza. E sono curato, mi sono guarito, sono curato. Quindi sapete qual è la soluzione, ragazzi? C'è gente che mi stressava nonostante questo, vabbè, Alessandro, neanche lo sapevano. Neanche lo sapevano, e io ovviamente non l'avevo detto perché non era neanche il momento di parlarne. Però ne sono uscito. Quindi sapete qual è la soluzione, ragazzi? Ci dobbiamo ribellare. No, Rodolfo, sto ancora bloccato in Giappone, non abbiamo voli. Ci dobbiamo ribellare. Dobbiamo aprire tutti gli italiani devono riaprire l'attività. Tutti. Con le giuste precauzioni, con le giuste mascherine, con i giusti disinfettanti che potete fare anche fatti in casa. È molto semplice. Acqua distillata, l'acqua distillata si fa facendo bollire l'acqua, filtrandola, si fa l'acqua distillata. Acqua ossigenata che trovate ancora ovunque, e ragazzi l'acqua ossigenata anche si fa in casa, ma la vendono ovunque, e alcol. Le dosi, le quantità dovrebbero essere 40-40, no, 40, 60 e 20, però le trovate facilmente su Google. Dovrebbe essere un 40 d'acqua distillata, un 40 di acqua ossigenata e un 20 di alcol, se non sbaglio. Va bene anche il cloro. Quello per... Avete visto il cloro che va nelle piscine? Ma te lo sapevi? Che è il coronavirus? No, non se ne parlava ancora, diciamo che... A dicembre già era venuto fuori e alcuni lo sapevano, ecco, diciamo così. Ok? E domani aggiornami, Gris. Sì, certo, Rodolfo. Quindi avete il cloro per la piscina, lo comprate ovunque. Con il cloro per la piscina si possono fare dei disinfettanti buonissimi. Quindi comprate lo spray, quello per spruzzare sulle piante, con cui fate il vostro pollice verde e annaffiate le vostre piante a casa. Spruzzettino, quello che si usa pure per lavare i vetri, ovviamente non quello per lavare i vetri. Candeggina distillata in acqua. In acqua, cioè la candeggina diluita in acqua distillata, beh, va benissimo, ovvio non da candeggina, sennò per sbiancare le mani, però flaconcino uno spray, chiunque entra, così, e non è più infetto, ok? Non vi fate sputo addosso perché avete la mascherina, quindi evitate l'entrata e l'uscita del virus. State tranquilli, qua in Giappone stanno a far così e stanno bene. E riaprite le attività, tutti. Ma non solo, regà, perché riaprire attività posticiperà solo la crisi. Dobbiamo ribellarci. Organizziamoci tutti quanti insieme. Scendiamo in piazza, ci organizziamo da tutta Italia. Mascherine, guanti, sotto al Parlamento. Sotto a Montecitorio, sotto al Quirinale, anche sotto le scarpe, brava Valeria. E facciamo un colpo di Stato noi, e al governo ci mettiamo chi diciamo noi, perché ragazzi, è ora di darsi da fa. Io lo sapete, dal mio piccolo sono entrato in politica da poco. Qualche persona buona ce ne sta ancora.